Ecco qua, iniziata la registrazione. Buonasera a tutti, sono Johnny, presidente di Alao. Qui presenti ci sono altri membri del consiglio direttivo di Alao, c'è Francesca, Paolo, Barbara, che è una delle nuove componenti del direttivo. E con noi ospite questa sera c'è il conosciutissimo Gioele Porrini. Prima di dargli la parola, volevo ricordarvi i nostri prossimi appuntamenti. Domenica, per esempio, 19 a Villa Litta Lainate abbiamo l'apertura delle serre con la visita appunto alle serre della Villa Litta, che sono del 1700-1800. Contengono la collezione Alao delle nostre appunto orchidee, sono più di 2800 esemplari. Visitabile, gratuita, bisogna registrarsi per organizzare un po' le visite. Se ci si può prenotare dal sito www.alao.it. Molti sanno già dove sono le serre. Chi avesse domande può appunto scrivere in chat oppure contattarci. Altro grandissimo appuntamento: il 31, l'1 e il 2 aprile, 31 marzo, 1 e 2 aprile a Piovera, Alessandria, Terre di Mezzo. Abbiamo orchidee. Appunto a Piovera, una mostra mercato con diversi venditori, con la nostra mostra, con una sorta di animazione cosplayer, appunto perché Terra di Mezzo ci ha fatto venire in mente il Signore degli Anelli, quindi ci sarà qualcuno di noi mascherato o vestito da cosplayer di qualche personaggio famoso della saga del Signore degli Anelli. Sarò costretto a mascherarmi pure io, quindi vabbè. Volete evitare di additarmi? No, ci troverete appunto a Piovere Orchidee. Guardate sempre le attività, registratevi agli altri corsi che sono sempre raggiungibili dal sito www.alao.it per assicurarvi un posto in prima fila ai nostri corsi, visitare la mostra, visitare il castello, c'è un biglietto d'ingresso, vedete tutte le informazioni appunto sul sito. Il biglietto d'ingresso che comprende, in base al tipo di biglietto che si può acquistare, le visite al castello, le visite ai musei contenuti delle opere e delle armature contenute nel castello, un bellissimo posto. Poi magari Francesca, se ci vuole fare due parole su Piovera, lascio a lei volentieri la voce per spiegarci un po' meglio. Eccomi, Giusto, se Franci? vuoi Com'è faccio Piovera? ora perché poi io scappo e vado a lavorare. Sì, giusto, giusto. Allora, sì, è una mostra un po' particolare perché siamo abituati a vedere sempre le mostre, a parte quella di Monte Porzio Catone, sono tutte dentro a un locale come a Varese, e quindi normalmente sono tutto all'interno dello stesso locale dove abbiamo sia la mostra espositiva, dove ci sono i venditori e poi sala conferenze e tutto quello che c'è attorno. In questo caso invece la mostra si sparge in tutto il parco del castello, quindi c'è un biglietto d'ingresso il biglietto d'ingresso comunque viene utilizzato principalmente per pagare la mostra, per poterla realizzare. Quello che poi rimane viene utilizzato per fare rinnovamenti nel castello, quindi fare restauro e tutto. Ad esempio, uno dei prossimi loro progetti è riuscire a renderlo accessibile completamente anche ai disabili, perché adesso, essendo comunque un castello, alcune parti non sono accessibili in carrozzina e quindi adesso stanno raccogliendo fondi per poter fare anche questi interventi. Quindi la mostra sarà dislocata in varie zone del parco. Quindi nelle cantine ci sarà la mostra, nell'antica officina, quel locale molto bello e grande, ci sarà la parte invece dei venditori delle associazioni. L'orangerie, che è il vecchio spazio dove fa, che è una vecchia serra, il vecchio spazio di Piovera Orchidea, ci sarà la Proloco che fa da mangiare, perché comunque Piovera è un paesino piccolo dove non c'è ristorante, non c'è nulla, e allora la Proloco l'abbiamo interpellata per dire se uno fa lì tutta la giornata doveva mangiare, e quindi faranno un punto bar e un punto ristoro e danno da mangiare anche noi che lavoriamo lì, perché sennò ci tocca mangiare Grazie. i panini. E poi la sala del cavaliere, questa è una novità anche per me perché non l'ho ancora vista in tutti questi anni perché io abito qua vicino. Ci sarà la sala conferenze, che è anche una sala grossa perché mi hanno detto che ci saranno quasi 100 sedie, quindi non abbiamo problemi di spazio e soprattutto di rumore perché sarà a sé. Quindi è veramente distribuita in tutto il castello e
oltre a queste quattro cose nel biglietto base di 5 euro, c'è la visita libera di tutta la parte di musei, che comprende ad esempio gli antichi mestieri, il Museo delle Radici. Ci sono tante tante aree, sono in realtà un buon terzo di aree grigie che vedete, sono tutta parte di musei e anche quello quindi è compreso. Cosa che invece uno se vuole visitare proprio il castello, che c'è la visita guidata, allora quello deve prendere il biglietto apposta. Il biglietto base per le visite dei musei liberi e la parte delle orchidee si può prendere tranquillamente quando si arriva. Le visite guidate al castello, quelle invece, se vi interessa farla, vi consiglio di prenotarla perché normalmente quando arrivate lì la domenica o il sabato, sono già completamente full, perché comunque non possono fare oltre un tot di visite, perché comunque i tempi sono quelli e non più di tot di persone possono entrare a tempo, e quindi normalmente la visita proprio del castello, che parte dalle cucine che sono ancora mobiliate, poi si fa i piani nobili, fino ad arrivare molto bello sopra la torre, dalla torre si vede poi tutta l'area. Quella invece è una visita che, se vi interessa, vi consiglio di prenotare. E nulla, quindi proviamo a fare un Varese Orchidea un po' particolare, versione primaverile. Perché Piovera prima era una piccola mostra, Allora, Gioele la giusto conosce perché secondo con noi lui, la con vecchia Alfredo. Piovera dov'è rispetto Quella verde, punto, l'Orangerie. a... Ah, ok, ah, quello lì, Quella dove eravamo noi e lì dove adesso si ah, mangia. ok. Sabato sera mangiamo lì, quindi ti ricordi che c'è tutto il prato con vista castello? Mi Quindi ricordo. mangeremo di notte vista castello. Abbiamo anche quest'occasione un po' particolare. Che bello, non Sì. vediamo l'ora, eh? Venite Speriamo tutti. solo che non piova e Infatti, poi va. vabbè, se piove noi siamo a No, vabbè, i coperto. locali comunque, la parte di mostra, conferenze, tutto siamo al coperto. Ovvio che se c'è la possibilità di girarsi con calma e tranquillamente anche la parte del parco, che è molto grande, molto bella, quello è meglio. Però comunque poi tutte le parti di mostra sono tutte al chiuso, quindi da quel lato anche se piove non è un problema. Bene. Allora, grazie Francesca. Sì, chi meglio di lei, visto che la mostra Piovera storicamente è nata col contributo di Francesca direttamente, perché è anche la di Alessandra, quindi sa bene di che cosa stiamo parlando. Quest'anno cerchiamo di dargli uno smalto nuovo, ricominciamo appunto a Piovera, dove ci sarà anche il nostro Gioele. Gioele è invitato anche questa sera per darci qualche dritta, diciamo, sulla modalità di coltivazione cosiddetta in zattera. Perché le zattere? Perché non vi svelo niente, ve lo dice Gioele. Giusto, Gioele? Eccomi. Sì. Chiediamo a tutti di silenziare i microfoni, così Gioele può iniziare la sua presentazione. Se avete delle domande, le potete scrivere in chat. E buon divertimento, intrattenimento. Ci sarà qualche interruzione con qualche filmato, così ve lo anticipo e vediamo di guidarci fra noi, ok? Prego, Gioele, grazie. Eccoci. Allora, stasera chiacchieriamo un po' di zattere. Allora, le zattere, adesso faremo, diciamo, anche una piccola premessa giusto per capire perché coltiviamo su zattera, perché facciamo una zattera, perché le orchidee stanno bene su zattera, perché alcune sì, alcune no, e magari anche, insomma, capire perché si è arrivati a questo tipo di coltivazione, no? Allora, volevo partire con questa immagine perché mi sembrava esemplificativa del, come dire, del perché le orchidee vivono su zattera. Allora, questa è un'immagine del Tepui. Vedete tutti, vero, le immagini? Sì, è condivisa la presentazione. Sì, Gioele, si vede. Questi sono i tepui, queste sono formazioni rocciose in Venezuela, antichissime. Quelle che vedete sono un'immagine aerea, chiaramente. Quelle sotto sono le nuvole, tepui nella lingua locale significa casa degli dèi, perché all'epoca pensavano, siccome nessuno poteva vedere sopra le nuvole, si pensava che lì abitassero gli dèi, un po' come l'Olimpo, diciamo, per i greci. Ecco, questo dal punto di vista è un po', diciamo,
biologico. Però la cosa interessante dal punto di vista biologico e botanico è che sono delle zone che sono rimaste praticamente separate per tantissimo tempo, e lì si sono evolute, le specie animali e vegetali che sono evolute lì sono, si sono evolute in modo separato rispetto a e ovviamente in questa zona si è sviluppata come in altre zone la foresta. E proprio la foresta è un po' l'ambiente dove noi troviamo tantissime specie di orchidee, non solo, ci sono orchidee che vivono anche tantissime, che vivono in zone non forestali, ecco, quindi ci sono orchidee che vivono in altro genere di ambiente, però diciamo, tantissime delle orchidee che coltiviamo e che sono in commercio sono in ambiente. Questa è un'immagine di una colonia di Cattleya intermedia in Brasile, perché spesso le orchidee vivono in colonie. Spesso vivono in colonie perché quando i frutti sulle piante madri sono maturi e gli stemmi iniziano a disperdersi, chiaramente vanno, alcuni vanno lontano, altri no, e quindi tante piante crescono e vivono quella che viene chiamata colonia, perché di fatto poi sono piante geneticamente tra di loro legate, perché di solito sono sorelle o fratelli, nate poi dalla stessa seme. Ecco, perché noi facciamo una zattera? Perché tantissime delle orchidee tropicali che vivono nella fascia tropicale, poi per fascia tropicale intendiamo quella che va da un tropico all'altro, quindi è un senso tropicale in senso lato, perché in questa fascia viene compresa la fascia equatoriale e poi quella dei due tropici, però diciamo possiamo definire tropicale quella tra i due tropici, intertropicale. E tantissime delle specie che vivono in questa fascia vivono sugli alberi. Perché vivono sugli alberi? Perché non fa freddo. Non facendo freddo, nel corso dell'evoluzione non si sono sviluppate quegli adattamenti tipici delle piante geofite, cioè delle piante che invece hanno strutture sotterranee. Quindi hanno bulbi, hanno rizomi, hanno radici sotterranee che servono chiaramente per superare la fase fredda. Nella fase fredda tutta la parte aerea muore e la parte invece sotterranea rimane, no? E questo è tipico, ad esempio, delle nostre orchidee spontanee italiane, quindi prendiamo le orchis, prendiamo le ofris, tutte le nostre generi, le nostre specie, i nostri generi italiani sono. Nelle fasce tropicali questo problema non c'è e quindi nel corso dell'evoluzione le orchidee si sono sviluppate per vivere sugli alberi. Sugli alberi dove non facendo freddo non hanno problema del gelo, quindi non hanno strutture sotterranee, ma soprattutto possono beneficiare di una serie di vantaggi che le piante invece a terra non hanno. Allora, uno dei primi, poi dopo parleremo dei vantaggi e degli adattamenti. Uno dei primi, delle prime cose che non possiamo non dire parlando di orchidee epifite e parlando delle zattere è il velamen. Allora, una cosa importantissima che è una, diciamo, prerogativa quasi esclusiva della famiglia delle orchidacee è il velamen. Questo tessuto incredibile, che poi di fatto è uno strato, anzi più strati di cellule morte. Ecco qua, vedete questa immagine, è una sezione di radice a microscopio. La fascia blu esterna, quella fascia A, il velamen, vedete quanto è spessa rispetto alla restante parte della radice, che è una parte prepotente. Che cos'è il velamen? Il velamen è una spugna. È un insieme di un tessuto vero e proprio, ed è un insieme di strati, di cellule, che di fatto sono morte, no? Vedete, si possono contare anche gli strati qui dall'immagine, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi dopo chiaramente ce ne sono anche perché dall'immagine poi non si vedono, però sono svariati strati che vengono via via rinnovati poi dalla pianta, perché la parte esterna, un po' come la nostra pelle, la parte esterna viene via via persa per abrasione, per età, per serie di agenti e così via.
invece nella parte centrale ne viene via via prodotta. Perché il velamen? Perché piante come le orchidee epifite che vivono sugli alberi hanno dovuto inventarsi di fatto un sistema per tenere l'acqua intorno alle radici, perché vivendo sugli alberi, chiaramente nel momento in cui piove la pianta si inzuppa d'acqua, ma nel momento in cui smette di piovere, le temperature che ci sono alle latitudini tropicali, chiaramente l'acqua evapora. E ancorché l'umidità atmosferica possa essere molto elevata, però l'acqua libera non c'è e quindi alle radici manca. Le radici manca, e quindi avere una spugna attorno alle radici, un manicotto spugnoso, un tessuto spongioso attorno alle radici aiuta le piante a trattenere l'acqua. Ma questo, diciamo, è un po' una conseguenza del vivere sugli alberi, no? Invece, se noi andiamo a ritroso, il perché vivono sugli alberi? Questa è una bella domanda ed è fondamentale rispondere per poi parlare di orchidee epifite, perché nel corso dell'evoluzione le orchidee si sono ricavate una nicchia ecologica, quindi un ruolo funzionale di fatto all'interno dell'ecosistema, all'interno della stratocenosi della foresta, quindi all'interno di questo sistema a strati, la foresta tropicale è un sistema a strati, dove abbiamo strati più bassi, dove praticamente arriva solo l'1% della luce e del sole che batte sulle chiome, e poi via via salendo abbiamo esposizioni sempre. Le orchidee hanno cercato di scavalcare un po', come dire, questi strati per arrivare ad avere più luce e soprattutto arrivare ad avere dei punti più luminosi, quindi meglio esposti nei confronti degli insetti. Perché non dimentichiamo che l'obiettivo fondamentale primario delle piante a fiore nel regno vegetale, quindi le angiosperme, le piante che fanno semi, che fanno fiori, che fanno semi, che fanno frutti, è riprodursi e quindi fare fiori che possano essere impollinati dagli insetti. Per essere impollinati dagli insetti devono essere visti, e quindi anche il fatto di potersi dislocare in punti diversi degli alberi, magari più o meno esposti, è anche questo un aiuto. Chiaramente le piante non è che hanno scelto il posto, diceva io vado là, vado lì, mi metto su, mi metto giù. No, le piante chiaramente sono nate casualmente in un certo punto, no? Quello che noi vediamo girando una foresta del Costa Rica piuttosto che una foresta dell'Ecuador, piuttosto che una foresta in Brasile o in Thailandia, è quello che è il risultato dell'evoluzione. Quindi noi vediamo solamente quello che è sopravvissuto dall'evoluzione e non vediamo tutto ciò che invece nell'evoluzione non c'era fatto. No? E questo è un punto importante anche quando consideriamo la coltivazione, perché tanti dicono io ho delle piante un po' brutte, ci sono delle cose meno belle, eccetera, ma sì, è normale, perché invece le piante in natura sono tutte belle. Beh, non è vero, perché le piante in natura noi vediamo solo quelle che sono sopravvissute e non vediamo tutto il resto, perché la natura non ce lo fa vedere. Invece in coltivazione, siccome noi veramente le piante le vediamo tutte, vediamo sia quelle belle che quelle brutte, quindi è normale questo, quindi non bisogna assolutamente spaventare. Ecco, nel mondo delle piante epifite ci sono delle cose incredibili. Ecco, questa è la zattera che vorrebbero tutti. Il Bulbophyllum beccari, una creatura incredibile, intitolata a uno degli italiani probabilmente più sconosciuti, ma più incredibili che siano esistiti. Odoardo Beccari è stato un esploratore toscano, che ha di fatto tracciato quelli che sono le attuali vie di comunicazione nel Sarawak, nel Borneo malese, no? Ed è stato un esploratore di quelli che hanno esplorato veramente per la prima volta, e a lui, tra tantissime piante a lui intitolate, ci sono anche svariate orchidee che di solito finiscono tutte con beccari, quindi il Bulbophyllum beccari, la celogine beccari, la celogine odoardoi e così via. E questo è un altro esempio di come si può comportare da epifite, no?
Questo è un bulbofillo che vedete si attorciglia come un serpentone attorno a alberi anche altissimi nella foresta. Qui siamo in Borneo, Sarawak, il Borneo malese. Il Borneo è diviso in una parte malese e una parte indonesiana. E questo è Sarawak, il Borneo malese. Vedete le foglie a forma di contenitore che raccolgono il materiale in decomposizione, il materiale che cade dagli alberi, le foglie che poi via via si decompongono, diventano a loro volta un piccolo ecosistema per insetti, anfibi e rettili, che con le loro deiezioni creano poi tutto un ambiente organicamente ricco che diventa il nutrimento stesso per le radici della pianta che spuntano da subito sotto il cortissimo pseudobulbo sotto la foglia. E quindi sono un sistema questo di essere epifite, occupando un posto che nessun altro ha, perché di fatto le orchidee, essendo una famiglia piuttosto restrittiva, hanno anche trovato, non dico che hanno preso quello che è rimasto, ma di fatto hanno dovuto un po' cavalcare tutte le altre piante che già vivevano nella foresta e che facevano ombra. Questo è il problema, no? Le piante vivono di luce, si nutrono di luce e pertanto anche trovare un angolo dove avere più luce è importante. Le orchidee hanno trovato questo sistema, no? Arrampicandosi sugli alberi, in questo modo sono arrivati a quello che vogliono. Ecco, questo è un esempio della stratocenosi, l'immagine fa un po' schifo, ma vabbè. Questa fu una delle prime immagini che mi fece innamorare dell'ecologia tropicale quando ero piccolino. La stratocenosi della foresta, vedete gli strati, ci sono strati molto, diciamo, a livello del terreno quasi bui, poi c'è una parte intermedia, poi c'è una parte alta, e poi c'è quella che viene chiamata dagli ecologi statunitensi la canopy, cioè la volta, che vedete che è una parte dove la maggior parte delle chiome si incontrano, e poi ci sono i cosiddetti giganti, che invece sono gli alberi che svettano sopra e che di solito sono colonizzati dalle specie che vogliono decisamente più luce, no? Quindi le specie con le foglie più... ecco, qui abbiamo un po' di cose scritte, un po' che abbiamo già detto, quindi insomma abbiamo parlato di luce solare, che ne arriva poco ovviamente nel fondo della foresta, il movimento d'aria che chiaramente è fondamentale perché per piante che vivono a diverse decine di metri da terra, chiaramente la circolazione d'aria è fondamentale, no? Tanti mi dicono ma io devo aggiungere delle ventole in continuazione, sì, assolutamente sì, il movimento d'aria è fondamentale perché se non c'è movimento d'aria sono delle sacche di aria stagnante che di fatto sono l'inizio, possono, o meglio, possono essere l'inizio di una malattia, possono essere l'inizio di uno stagnarsi, di qualcosa che non va bene. Invece il ricambio chiaramente fa sì che possono arrivare cose negative, ma sicuramente vanno via in molto tempo più breve che non invece in una situazione stagnante. Le epifite sfuggono agli erbivori perché chiaramente, essendo in alto, hanno molte meno possibilità di essere mangiate, sgranocchiate dagli erbivori che passano per di lì. E poi soprattutto la propagazione, l'abbiamo detto prima, appunto, i fiori sono meglio esposti alla luce e quindi si sa, tantissime cattleya sono impollinate da api eurossine o da farfalle e quindi queste si sa che volano in ambienti decisamente più luminosi che non invece altri insetti, quindi devono essere. Chiaramente ci sono poi delle conseguenze dal fatto di vivere sugli alberi. Foglie carnose, perché bisogna trattenere l'acqua, le radici capaci di stoccare l'acqua, e abbiamo parlato del velamen, quindi avere una spugna attorno alle radici che trattiene l'acqua, e poi soprattutto i semi, perché questa incredibile caratteristica delle orchidee, cioè di avere dei semi che volano, è proprio una caratteristica tipica, una conseguenza di quella che è il vivere sugli alberi, perché se le orchidee non si fossero volute per vivere sugli alberi non avrebbero avuto semi così sottili, quindi non avrebbero avuto questi semi che sono come borotalco, che volano quindi da un ramo all'altro e che
permettono alle orchidee di germinare a 30, 40, 50 metri da terra. E quindi questa è un po' una conseguenza. Piante epifite non parassitizzano i loro ospiti, per questo è un concetto generale dell'epifitismo, la differenza tra epifite e parassite, no? Che mi piace sempre ricordarlo, perché le orchidee non sono piante che arrecano danno all'ospite su cui si trovano, quindi non sottraggono nutrienti, ma semplicemente si appoggiano sopra, quindi è un sistema ecco qua. Siamo approdati quindi alle zattere. La zattera, che quindi è il modo più naturale di coltivare le orchidee. Perché? Perché noi prendiamo un piccolo spaccato di quello che è un albero nella foresta del Borneo, piuttosto che sulle montagne del Costa Rica, con la sua corteccia e il suo legno, e mettiamo lì, a dimora, un'orchidea che si troverà completamente a suo agio, e che si comporterà esattamente come si comporterebbe in natura. Ed è bellissimo perché si nota, specialmente su zattere molto vecchie, come le orchidee diventano del tutto, diventano un tutt'uno con la zattera stessa, no? E come si dice in gergo, se la mangiano, cioè praticamente noi non vediamo più poi la zattera, e quindi la pianta si è totalmente colonizzata. E questo è un punto, cioè diciamo è un'osservazione che mi porta già a un punto fondamentale, della questione del vantaggio, no, di fare una zattera. La zattera non ha il rinvaso, cioè noi coltivando le orchidee nel vaso abbiamo il problema del rinvaso, perché il composto marcisce, il composto si degrada, almeno il composto organico. Poi chiaramente se abbiamo dei composti inerti come può essere la pomice, la perlita e il lapillo, questo problema non ce l'abbiamo, però a un certo punto il vaso verrà completamente colonizzato di radici, quindi poi prima o poi il vaso noi dovremo lavorarlo, la pianta dovrà essere lavorata. La zattera invece no, la zattera ha questa fantastica caratteristica di essere praticamente autogestibile dalla pianta, no? La zattera è qualcosa dove noi mettiamo la pianta e ce la dimentichiamo. L'unico problema che può essere una zattera è la marcescenza del supporto. Per questo parleremo. Qui abbiamo fatto un'immagine, adesso ringraziamo Daniele, non mi ricordo Johnny, si chiama Daniele, vero, il ragazzo che è venuto? Sì, Daniele. Daniele, ringraziamo Daniele che ha fatto foto e video ottimi, è venuto in sera. Allora, questo è un po' il materiale che ci serve per fare una zattera. Allora, il supporto, la stragrande maggioranza di e sughero. Perché il sughero, tanti mi dicono, ma perché si usa il sughero? Perché è rugoso, perché è radice? No, per un motivo molto più semplice. Si usa il sughero perché il sughero marcisce molto molto lentamente, e da qui deriva il termine zattera. Perché si chiamano zattera? Perché se noi prendiamo un pezzo di sughero, lo mettiamo nell'acqua, questo galleggia come una zattera. Il sughero è uno dei, diciamo, dei ritidomi, cioè delle cortecce di albero che marciscono molto più lentamente di tutte, e quindi va benissimo per fare questo lavoro, perché noi poi dobbiamo immaginare che questa zattera noi la metteremo in un ambiente che bagneremo continuamente, perché le zattere poi di fatto devono essere bagnate. E quindi abbiamo bisogno di qualcosa che non marcisce. Poi ho messo anche dei tronchetti rotondi, in quel caso è vite, sono tronchetti di vite, che è un legno che va benissimo, anche la vite per fare la zattera. E parlando di tipologie di legno, vi dico già subito, bisogna assolutamente evitare i legni chiari e i legni resinosi, quindi vale a dire l'abete, il pino, la betulla, e tutti questi legni, diciamo, che crescono a temperature molto basse, no? La betulla è tipica del nord Europa, in Svezia, in Scandinavia sono grandissimi boschi di betulla, ma anche nel nord della Germania, e tutti questi legni molto chiari marciscono molto velocemente. Perché? Perché non hanno accumulato polifenoli, non hanno accumulato antifungini naturali, perché nel loro ambiente ce ne sono pochi, naturalmente, perché fa freddo.
E quindi di fatto pochi funghi, poca crescita batterica, poca crescita fungina, pochi microrganismi in giro, e quindi diciamo, nel corso dell'evoluzione non hanno avuto necessità di accumulare alcunché. Di contro, facendo il ragionamento opposto, invece vanno benissimo tutti i legni, quelli che vengono cosiddetti legni colorati, cioè la robinia, per esempio, il castagno un po' meno, ve lo consiglio meno perché già un po' più chiaro, però mancanza di niente, si può utilizzare anche il castagno. I legni da frutto più o meno vanno bene un po' tutti, ho fatto esperienze con la prugna, con l'albicocco, col pesco, vanno bene più o meno tutti, sono legni piuttosto tenaci. I legni delle leguminose vanno benissimo, quindi la glicine, comunque i legni delle leguminose in generale, la stessa robinia, va benissimo. E chiaramente il top di gamma sono i legni tropicali. Costo a parte, però il teak, il palissandro, tutti questi legni tropicali, se doveste recuperare, insomma, averne per qualche motivo, vanno benissimo perché ovviamente, per lo stesso ragionamento di cui sopra, se i legni cresciuti in ambiente freddo tendono a marcire molto in fretta, sono molto chiari, non hanno accumulato polifenoli, di contro i legni tropicali abituati a crescere in un ambiente caldo e umido hanno accumulato molti composti antifungini naturali, quindi sono legni molto tenaci, molto robusti e soprattutto che non marciscono mai. Primo fra tutti la mangrovia, no? Quindi tutti questi legni che trovate nei negozi di acquari, che sono, dovrebbero essere quasi tutte mangrovie, quindi piante cresciute di solito in un ambiente semisalmastro. E tra l'altro anche diciamo in allagamento perenne, vanno benissimo perché non marciscono. Poi, diciamo, al di là dei supporti, abbiamo lo sfagno. Abbiamo lo sfagno perché lo sfagno, perché noi quando facciamo una zattera dobbiamo, diciamo, per il primo momento in cui noi mettiamo una pianta dimora, dobbiamo assicurarle in qualche modo un po' di acqua, un po' di umidità sulla base delle radici, nella primissima fase di installazione. E per questo lo sfagno ci va bene. È un qualcosa che va bene. Tanti mi dicono, ma posso usare il muschio del bosco? No, la risposta è no, assolutamente no. Prima di tutto perché, per una questione pratica, il muschio del bosco marcisce subito. Marcisce subito. Perché? Perché è un muschio vivo che voi prendete nel bosco, lo mettete, chiaramente lo strappate dal luogo dove è cresciuto, lo piazzate su una zattera e la prima cosa che fa è muore. Muore, marcisce e con la sua marcescenza si porta dietro una serie di problemi che non sono funzionali alla radicazione della pianta. Poi, vabbè, ovviamente c'è anche il motivo del fatto che in teoria non andrebbe raccolto perché comunque spontanee. Sono protette, quindi in teoria anche molto non dovrebbe essere raccolto. E poi il fatto che è esteticamente brutto perché da quando voi lo mettete verde poi diventa marrone. Invece lo sfagno voi lo mettete già in questa colorazione, come vedete in foto, perché di fatto è un muschio morto, no? Un muschio morto che viene reidratato. Noi lo reidratiamo nel momento in cui dobbiamo utilizzarlo. Ma ha una grande peculiarità rispetto al muschio del bosco. Il genere Sphagnum e tutti gli muschi del genere Sphagnum crescono nelle torbiere, in ambienti acquatici, di fatto, paludi e torbiere. Quindi, di fatto, è già una pianta che è strutturata per vivere nell'acqua, è strutturata per vivere nell'acqua da viva e ha tessuti e adattamenti tipici ad assorbire l'acqua, trattenerla e vivere nell'acqua. Quindi si usa lo sfagno perché? Perché marcisce molto lentamente proprio perché è già fatto per vivere nell'acqua. Ancorché sia morto, praticamente dura di più invece del muschio del bosco, che invece non è fatto. È legato agli ambienti umidi, ma non vive nell'acqua. Poi vabbè, abbiamo le nostre immancabili forbici che ci servono per tagliare praticamente tutto, per tagliare la pianta, per tagliare il muschio in eccesso, per tagliare il filo. Eccolo. Il filo da pesca, io vi ho messo, diciamo, un'immagine di quello che usiamo noi, 0,35 mm,
però potete arrivare anche fino a 0,40, non scendete sotto lo 0,20, perché se è molto sottile, quando voi legate la zattera, poi dopo vedremo il video, poi adesso giorni vediamo quando mandare il video. Quando poi voi legate la zattera, stringendo il filo molto sottile, vi taglia le radici. Voi non ve ne accorgete, che bella zattera che ho fatto, è bellissima. Poi dopo un po' di giorni, le radici tagliate cominciano a infettarsi, cominciano a marcire, la pianta non riesce a radicare bene e praticamente buttate tutto. Quindi importante la dimensione del filo e soprattutto quando si lega bisogna stringere il giusto, non esageratamente forte, ma soprattutto mettere dello sfagno tra il filo e la radice. Ecco, questa è un'immagine insomma del solito casotto che c'è quando faccio un po' di zattere, quindi insomma mucchi di sughero ovunque. Il sughero, ecco, lo potete tagliare in vari modi. Noi lo tagliamo con il seghetto, quello elettrico, però se è molto sottile e si spacca con le mani, si spacca tranquillamente a mano. Ecco, questo invece è un esperimento che avevo fatto una volta, che fu un'idea di dell'Alfredo Riboni. I tappi del vino sono sempre sughero, quindi il materiale è di fatto lo stesso, hanno una buona resistenza all'uso, diciamo, nel tempo, marciscono abbastanza lentamente, e mi sono trovato molto bene. Devo dire, per specie molto piccole, sono già fatti, dovete solo mettere praticamente il gancino lo si fa con un pezzo di ferro, ed è un'idea insomma simpatica. Io la faccio perché mi ricordo che primissimo Valese Orchidea a cui partecipai, mi ricordo che comprai una piccola zatterina per Alfredo Riboni, mi ricordo benissimo, era un macroclinium fiorito, bellissimo, e gli dissi: ma signor Riboni, ma coltiva sul tappo? E lui mi disse: sì certo, però deve essere solo di un vino buono, perché sennò l'orchidea non cresce. E allora ero rimasto colpito da questa battuta, e quindi da lì poi ho cominciato anche a fare zatterine. Ecco lo sfagno chiaramente va reidratato, quindi lo mettete a mollo, diciamo sufficiente, anche un paio d'ore. Io di solito lo metto a mollo la sera prima e lo uso il mattino dopo. Tante volte sta anche a mollo più di un giorno, perché però ecco, non lasciatelo magari a mollo per settimane, però un paio di giorni non è un problema. Una volta reidratato, ne prendete una piccola porzione, chiaramente. Ecco, due parole sull'Oxaxim, perché si vedono in giro ogni tanto delle zattere ancora con l'Oxaxim. Allora, l'Oxaxim è un termine che indica le zattere fatte con il fusto, se possiamo chiamare, anche se poi botanicamente non è un fusto, però è fatto diciamo la parte bassa delle felci arboree, quindi delle dicksonie, che è un tessuto molto fibroso e veniva usato in tempi, diciamo, nello stesso periodo in cui si usava lo smunda, altra felce arborea, per fare coltivazioni, quindi prima che arrivasse il bar. No? Cioè prima che gli americani portassero questa idea del bark, cioè della corteccia di pino macinata, quindi negli anni 50, anni 50-60, diciamo tra le due guerre le cattleya si coltivavano comunque in pezzi di smunda, pezzi di pezze, anche nei vasi. E poi chiaramente anche lì si utilizzava poi la felce arborea per fare tutto, no? Sia per la coltivazione in vaso, per le zattere. A mio avviso, anche se è molto, avere una zattera in felce arborea è qualcosa di lussuoso, a mio avviso è molto poco pratica, perché asciuga molto velocemente. È di fatto un composto, cioè è una struttura tutta intrecciata, e se voi la prendete in mano è molto leggera, è proprio un intreccio,
e nel momento in cui voi la bagnate, 3 minuti dopo è già asciutta. Quindi non lo so. Poi tra l'altro è una struttura molto, come dire, che dopo un po' tende a sfaldarsi molto facilmente, e quindi devo dire che io ho avuto pessime esperienze. Tra l'altro poi non si usa neanche più, quasi tutte le felci da cui si ricavava l'oxaxin sono protette in natura, e quelle coltivate ci vogliono anni per arrivare a dimensioni del genere, quindi io ve l'ho messa a titolo informativo, titolo anche, diciamo, di breve storia dell'orticoltura, però di fatto l'atto pratico oggigiorno praticamente non è usato. Lo sfagno vivo di solito, mentre è una cosa possibile nella coltivazione dei fragnipedium, quindi tutte quelle orchidee che vivono, come dicono i francesi, avec toujours le pied en l'eau, cioè con sempre i piedi a mollo, quindi ha un senso coltivare lo sfagno vivo, o ad esempio pogonia o altre orchidee palustri, coltivare lo sfagno vivo. Nelle zattere lo sfagno vivo praticamente non è usato, perché muore subito, proprio per il ciclo di asciugatura che ha la zattera, naturalmente. E quindi si usa di solito quello. Chiaramente quando noi facciamo una zattera, prendiamo una pianta che è più o meno accestita. Qua in foto vediamo la Pleurothallis saracenia. È una pianta piuttosto accestita, già su zattera precedentemente. Con le nostre forbici facciamo un po' una pulizia della pianta e ricaviamo delle piccole porzioni che poi possiamo più o meno assemblare. Non è un obbligo fare una zattera piccola con una sola pianta. Le zattere che abbiamo visto qua in precedenza, che è il risultato poi di questa immagine che vi ho appena proiettato, sono zattere da vendita, quindi chiaramente vengono divise. Non è obbligatorio, si possono anche mettere più porzioni su una stessa zattera e quindi ricreare poi quella che appunto in natura è una colonia, cioè quella che in natura è un normale comportamento delle piante che vivono in numero considerevole sullo stesso ramo o sugli stessi rami poi. Quando è finita chiaramente risulta una cosa del genere, quindi noi abbiamo la nostra pianta sulla nostra zattera. Ecco, la dimensione della zattera. Questa è una cosa che di solito mi viene chiesta. Allora, qui ci sono diverse, diciamo, scuole di pensiero. Allora, noi possiamo fare una zattera enorme, gigante, dove mettiamo una pianta che crescerà lì per tutta la sua vita. E quindi non ci poniamo il problema del rizzatterare o dello spostare. È una zattera molto grande, a differenza del vaso, dove noi abbiamo un problema, perché se noi mettiamo un vaso troppo grande rispetto alla pianta, abbiamo un problema di marciume, un problema di radicazione, abbiamo un problema di asciugatura del composto, perché un vaso con troppo composto asciuga troppo lentamente rispetto a quello che la pianta può colonizzare, quindi di fatto poi abbiamo dei problemi in coltura. Nella zattera no, la zattera è qualcosa che invece questi problemi non ce l'ha. Quindi noi possiamo decidere di fare una zattera grande dove mettere una pianta che vivrà per tutto. Oppure possiamo fare una zattera piccola dove la pianta crescerà per qualche anno e dopodiché la sposteremo oppure taglieremo magari le propaggini che escono dalla zattera. Un'altra zattera. E costruiamo la zattera. E in questo caso, ad esempio, l'immagine in foto per lo tale saracenia, questa è una zattera che è stata fatta un paio d'anni fa e sono tuttora lì, non le ho ancora spostate. Perché in questo caso è una pianta che cresce molto lentamente, quindi non ha ancora completamente colonizzato questa zattera. Però siamo là ben riempita. E quindi credo che l'anno prossimo verranno poi a loro volta di lì. Questa è un'immagine di zattere appena fatte di Christensoniella coniauxiana, ex Maxillariella coniauxiana, bellissima miniatura che fa fiori marroni, piccola maxillaria appunto da orchidario,
Qui vedete la zattera tipica, no? La tipica zattera da vendita, quindi un supporto di sughero non esageratamente grande, commisurato alla dimensione della pianta, con il suo sfagno che, ricordo, ne va messo un piccolissimo strato attorno al sughero, sul sughero, mettiamo poi la pianta, mettiamo ancora un leggerissimo strato sopra le radici e poi leghiamo. Questo perché? Per lo stesso discorso di prima. Perché se noi leghiamo stringendo il filo sulle radici rischiamo di rovinare le radici. Invece mettendo questo piccolo cuscinetto di sfagno, la legatura risulta decisamente indolore. Però attenzione, attenzione alla quantità dello sfagno. Perché purtroppo ogni tanto vedo un po' scartabellando così tra i gruppi, anche su Facebook, tante volte, vedo delle zattere che hanno troppo sfagno, troppo sfagno. E questo purtroppo sembra paradossale, ma è il risultato, cioè è esattamente la causa di una zattera non riuscita. Causa di una zattera non riuscita è il troppo sfagno. Perché? Perché ricordiamoci sempre che quanto più le piante hanno necessità d'acqua, tanto più le piante radicheranno. Quindi faranno radici per andare a prendere l'acqua che gli manca. Quindi lo sfagno deve essere il giusto necessario per non lasciar disidratare la pianta in quella fase critica, chiaramente, in cui noi l'abbiamo tolta dal posto dove stava e l'abbiamo piazzata sul supporto che noi abbiamo deciso per lei. Pertanto, deve essere il giusto indispensabile, non deve essere troppo, perché se noi facciamo una palla di sfagno, quindi facciamo di fatto un kokedama, possiamo dire così, sulla zattera, noi di fatto viziamo la pianta a stare in un ecosistema che rimane sempre umidito e induciamo la pianta a non radicare mai sul supporto, a non colonizzare mai sul supporto. E quindi noi avremo una pianta che è in balia delle nostre azioni. Il giorno che noi non la bagneremo, che lo sfagno asciugherà, la pianta non sarà in grado di resistere a quella condizione e la pianta andrà in stress. Una pianta che va in stress comincerà a prendere la cocciniglia, comincerà a ammalarsi, comincerà a seccare una parte e si innesca un circolo vizioso che porterà praticamente alla morte o comunque alla non riuscita o comunque a una serie di problemi culturali che non riusciremo a recuperare. E quindi questo è lo sfagno. Ricordatevi che la zattera perfetta sarebbe con sfagno zero. Perché in natura le piante crescono sulle cortecce degli alberi, può crescere del muschio, chiaramente, e spesso e volentieri tante piante crescono nel muschio, quindi è come se avessero. Però tantissime piante crescono sulle cortecce nude o addirittura sulle rocce nude. E tantissime epifite crescono anche sulle rocce. Si vedono le rupicole, per esempio, l'Elia Regine, tutte le Elia Alvaroense, così via, tutte le rupicole del Brasile. Sono addirittura sulla roccia nude, quindi guardiamo, osserviamo sempre la natura. Poi chiaramente c'è la differenza tra i generi. È ovvio che se noi zatteriamo una Kieferstenia tolimensis o zatteriamo uno Zygopetalum o zatteriamo una maxillaria, per esempio, useremo più sfagno che non se zatteriamo una Cattleya, per esempio, o una Lelia, dove non metteremo addirittura sfagno. Dopo vedremo delle immagini. Una Tolumnia, per esempio. Le Tolumnia, questa è la Tolumnia velutina, è una bellissima specie che vive nei Caraibi, che cresce sui lime, e ha questo andamento appunto con questa crescita a balzi, no? Con questi internodi molto lunghi, perché lei cerca di farsi strada, di fatto, tra le foglie, tra i rami dei lime, per andare a cercare la luce, e questa assolutamente si fa su dei tronchetti, questi sono tronchetti di robinia, nudi, senza assolutamente sfondo. Perché di fatto... non ha problemi. Ecco, questo invece, scusate che controllo se ho solo
quanto ho di carica? Ah sì, ce n'è abbastanza, no, perché non vorrei che mi si spegnesse il computer. Ecco. Questa invece è una foto che ha fatto Daniele, perché mi dice, no, voglio far vedere bene le nuove vegetazioni e voglio far vedere bene dove gira il filo. Questa è la zattera che abbiamo fatto nel video, poi adesso proietteremo. È un Oncidium Twinkle, quindi un ibrido comune di Oncidium, che abbiamo diviso dal vanno. E queste sono le nuove vegetazioni. Questo è il momento ideale per zatterare. Quindi in questa stagione, quando gli Oncidium stanno cominciando a fare le nuove vegetazioni, che ancora non sono cresciute e quindi ancora non hanno radicato, noi divideremo la nostra pianta e faremo le nostre zattere. Nella stagione subito successiva, quindi nei mesi adesso che verranno, questi nuovi getti emetteranno radici che andranno a colonizzare subito questo sfagno, che noi terremo chiaramente costantemente umido, o meglio, lo terremo umido il giusto per far sì che la pianta viva bene, quindi non lo terremo zuppo sempre, ma non lo terremo neanche asciutto. Perché ricordatevi che comunque dei momenti di asciutto servono alla pianta per radicare. Quindi ogni tanto, quindi un giorno su sei, magari una bottina di asciutto gliela diamo. Magari non nel giorno più caldo e non nel giorno più soleggiato. Le zattere si bagnano in estate tutti i giorni, ma in inverno assolutamente no. E se c'è qualche giorno in cui molto, il tempo è molto brutto, molto umido e piove, le zattere assolutamente no e non si bagnano. E dobbiamo sempre regolare col muschio, chiaramente. Quando sentiamo lo sfagno che sta asciugando, che è asciutto, allora lì è l'ora di bagnare. Questa è un'altra pianta, perché questo non ci di un Meirax, per farvi vedere che cosa succede dopo, diciamo, questa è la fase 1, la fase 2. Cosa succede nel momento in cui la pianta comincia a radicare e mette le radici dei nuovi getti e queste radici colonizzano lo sfagno che abbiamo messo. Vedete in questa immagine, questa foto che ho fatto sempre Daniele, vedete le radici dette dove sono? Vedete qui sulla, in basso, vedete delle radici un po' marroncine, no? Queste sono le radici vecchie che noi abbiamo legato, no? E quindi abbiamo utilizzato semplicemente per tenere in piedi la pianta e non ci interessano più. La pianta ne fa di nuove, che sono quelle. Quelle devono essere assolutamente tenute in considerazione e mai toccate affinché non si rompano o non si rovinino gli apici radicali. Ma le altre invece le abbiamo legate e ci servono per tenerle appancate. Chiaramente con un po' di muschio sopra, perché se leghiamo direttamente la radice, poi dopo noi creiamo un danno. Ecco, questi sono esempi, anche qui esempi di altre zattere. A sinistra vediamo l'Erangis fastuosa, bellissima miniatura africana, molto bella, profumata di notte, come tantissime orchidee africane. Questa è una miniatura piccola, vedete il filo che si vede, è il filo che noi possiamo tagliare, attenzione, quando la pianta è radicata, quindi la pianta ha colonizzato il suo supporto e si è affrancata al supporto, il filo noi lo possiamo tagliare, quindi da dietro tagliamo il filo e lo sfiliamo, no? Un po' come i punti, quindi non ci danno i punti, no, il filo, cioè quando la ferita si è cicatrizzata togliamo i punti. Quella di destra è una Pleurotalis tribuloides, molto bella anche lei con i suoi fiori rossi, un'altra specie che viene benissimo in zattera. Qui c'è un po' una carrellata di altre zattere, il Dendrochilum con vallariforme, un'altra specie che viene benissimo in zattera, il Fimatidium tillandsioides, l'Achilloschista. Vedete anche la differenza. Pleurotalis ha un bel po' di sfagno, il Dendrochilum ha un bel po' di sfagno, che come piante chiamano rimanere sempre umide. Il Fimatidium tillandsioides ne ha poco perché di fatto non ne ha molto bisogno. L'Achilloschista non ne ha del tutto perché vivono praticamente adese alle cortecce. Quindi monterete un Achilloschista sulla zattera, metterete pochissimo sfagno, proprio un'idea, veramente un filo, pochissimo. Qui abbiamo delle Isabellia pulchella e di lì abbiamo delle Maxillaria variabilis. Ed Isabellia anche loro pochissimo sfagno, maxillaria variabile, se invece anche loro ne hanno abbastanza. Comunque dovete anche considerare l'apparato radicale della pianta che mettete sulla zattera. È chiaro che la maxillaria variabile appena svasata ha un bel apparato radicale, quindi noi dovremo cercare di dare una posizione a questo apparato radicale mettendogli un po' di sfagno.
L'Isabella Purchella chiaramente è stata creata, cioè la zattera è stata creata partendo da una pianta che era già su zattera e quindi di fatto non ha un grossissimo bisogno di avere dello spagnolo base, era già abituata come epifita. Anche questo è un punto focale, la grande differenza che c'è tra fare una zattera da una zattera e fare una zattera da un vaso, che è fondamentale, perché una pianta in vaso è più abituata a stare umida che non una pianta. E quindi noi se staccheremo, come per esempio abbiamo visto prima il nostro famoso, la nostra famosa tolumbia, che era già in zattera, non ci sogneremo neanche di mettere lo spagnolo. Mettiamo su altre zattere, stiamo molto attenti alla bagnatura, ma senza aggiungere spagnolo. Se noi invece andiamo a mettere una pianta in zattera da una pianta che era in vaso, come può essere questo orchideo qui, che era nel vaso, chiaramente ci permuniremo di mettere un po'. Quindi insomma, è un po' tutta una questione, diciamo, di buon senso e di logica. Il Mediocalcar pigmea, un'altra miniatura della Nuova Guinea molto bella, che fa fiori che sono mica alcuni panini calli e arancio bellissimi. Questa si fa su zattere. Ecco, introduciamo un altro concetto, che sono le zattere piatte. Se ne vedono praticamente, anzi, non se ne vedono praticamente. Che sappia io le faccio praticamente, non l'ho mai visto. È un'idea come un'altra di fatto dare più umidità alle piante che vogliono più umidità. E la zattera verticale invece dare meno umidità alle piante che vogliono meno. Quindi la perché? Perché in proporzione, bagnando al tempo 1 una zattera piatta e una zattera verticale, avremo che la zattera piatta si mantiene umida più lungo della zattera verticale, perché nella zattera verticale l'acqua chiaramente scende e nella zattera piatta si ferma impregnata chiaramente. Quindi noi metteremo su zattera piatta tutte quelle specie che vogliono rimanere più umide di altre. Nel caso, la foto in Mediocalcar pigmea, per esempio, è un caso. Poi abbiamo la Maxillaria rufescens, un altro esempio, e poi tutto a destra un esemplare di Epidendrum congestum, che è un parente, diciamo, dell'Epidendrum porpax, una zattera molto vecchia. Vedete che l'ha colonizzata completamente, c'è cresciuto, c'è ricresciuto, e quindi ci sono radici, foglie, vegetazioni ovunque. Tutto sulla sinistra, un dendrobium appena fatto. Quindi vedete lo sfagno fresco, è molto poco. Al centro una Schoenochis fragrans su una zattera, quelle che vengono chiamate zattere tedesche. No? I tedeschi, da buoni tedeschi, appunto, hanno detto: ma perché io devo prendere il sughero che tra l'altro da noi non c'è, perché in Germania non crescono, invece in Italia crescono, è difficile da reperire, è costoso, eccetera. Poi è tutto difforme. Noi tedeschi non piacciono molto le cose difformi, a loro piacciono le cose quadrate. E quindi hanno detto, ma prendiamo un bel pannello di sughero brucciolato di quelli del lobby, senza fare pubblicità, perché insomma, che trovate la fai da te, e tagliamolo. Lo tagliamo in bei quadretti rettangoli, molto comodo. Abbiamo zattere tutte della stessa misura, tutte belle quadrate, appagano il nostro occhio, come dire, matematico, e siamo tutti contenti. C'è un piccolo problema di questo bellissimo sughero tedesco, che rispetto al nostro sughero naturale, quindi del ritidoma di sughera, il trucciolato marcisce molto più velocemente. Perché? Perché chiaramente è assemblato, e quindi sono tre pezzi di sughero tritato, un trito di sughero, che viene poi pressato, messo insieme, e quindi col tempo, in ambiente umido, in ambiente caldo, questi pezzi piano piano si degradano e si sfaldano. Ed è, non c'è cosa più odiosa che vedere una pianta nel pieno della sua colonizzazione del supporto che ha la zattera che si smonta. Sulla destra, Dendrobium, adesso, Dendrobium odocrillia, che non fa proprio nessuno, e Docrillia vasselli, no? Quindi Docrillia, tutti questi dendrobium australiani che vivono sulle rocce, hanno foglie molto carnose, un gruppo interessantissimo, molto belli, e questo assolutamente senza sfagno, piazzate sulla zattera, legate.
sono vedete, in piena fioritura profumata. Ecco, qui due immagini per farvi vedere dove coltiviamo le zattere in serra. Questo sulla sinistra, ma anche sulla destra, sono due immagini prese dal tunnel, due foto che ha fatto Daniele. Vedete che abbiamo sfruttato di fatto, no, la campata del tunnel, stato sulla destra, era troppo piccola per mettere un bancale, abbiamo sfruttato mettendo queste, prima di me, Alfredo Riboni aveva sfruttato questo spazio mettendo queste reti, che di fatto possono essere usate su tutte e due i fronti, e tanti clienti vengono da me e mi dicono, ma io in casa come faccio a tenere una zattera? E è molto semplice, una zattera è fatta per essere appesa, punto. Poi, dove la volete appendere sono fatti vostri. L'importante è che abbia le condizioni che hanno, e devono avere tutte le piante. Quindi deve essere chiaramente alla luce, deve essere una posizione comoda per essere bagnata, questo è importantissimo, perché tanti non lo considerano. Io vedo che tanti clienti arrivano, magari vengono affascinati chiaramente dalla zattera, poi si racconta un po' il mondo, gira intorno alle zattere, ovviamente un mondo affascinante. E il cliente viene affascinato, vuole provare con le prime zattere, poi però fallisce perché le prime zattere finiscono appese nei posti più improbabili, quindi finiscono appese in cucina, finiscono appese sullo scacciapensieri che uno ha in camera, vengono appese ovunque, no? Agli angoli degli armadi, sulle tappe. E questo non va bene, perché questi luoghi così scomodi, dove uno poi deve andare a prenderle per bagnare, fanno sì che una volta su tre, noi, chiaramente, ma per ovvi motivi, per gli impegni quotidiani, per quello che dobbiamo fare, per la fretta, per la stanchezza, per la non voglia, è normale, finiamo per una volta su tre non fare quello che dobbiamo. E quindi questo, diciamo, non fare quello che dobbiamo si accumula, e un accumulo dietro l'altro si traduce in un pessimo sistema culturale, per cui la zattera non funziona. E quindi no, il mio consiglio è mettetele tutte raggruppate in un posto ben definito, prendete un bel pezzo di rete, se preferite piatto, rettangolare, insomma inventatevi quello che volete, però le zattere devono essere appese in un posto comodo, soprattutto in un posto che sia accessibile con l'acqua, senza fare danni in casa, senza gocciolare, senza... perché questo è la prerogativa di una zattera di crescere bene, è quella di essere irrigata frequentemente. Perché? Perché voi dovete pensare che le orchidee epifite vivono in ambienti di solito forestali, di solito tropicali, equatoriali, dove l'umidità atmosferica è sempre a livelli molto alti. Quindi avere 30% di umidità in casa non va bene. Non va bene. Può andare bene, ma deve essere nebulizzato, cioè le zattere devono essere bagnate. In serra, quando diventa caldo, nelle ore centrali della giornata, può tranquillamente scendere l'umidità anche al 40%. Però noi bagniamo. E allora bagnando si ripristina il sistema. Ecco, poi sulle zattere col tempo ci può crescere di tutto. In serra veramente ho visto crescere di tutto. Questo è un esempio di Asplenium. Asplenium nidus, una felce che cresce in Borneo, di solito. O meno originario del Borneo, è una felce epifita, noi ne abbiamo qualche esemplare più grande in serra, fanno le spore, e quindi poi le spore, come in natura, si disperdono e nascono piccole piantine di Asplenium sulle varie zattere. E questo è un sintomo che l'ecosistema funziona bene. Quando una zattera viene colonizzata da altre cose, anche se fosse solo il muschio, significa che il trend dell'umidità, quindi il come voi state bagnando, la frequenza, la modalità, il sistema, cioè quello che voi state facendo, vi stanno dicendo che è giusto. Va bene. Così come quando una pianta radica bene sulla zattera, il sistema è giusto. Ecco, questa è una foto che voluto fare il Daniele perché su mio suggerimento, perché qui volevo farvi vedere la famosa zattera senza muschio, senza spazio. Questa è una Lelia Anceps che questa foto è stata fatta praticamente la settimana scorsa, quindi
una delle ultime fioriture, la Lady Anchep è una specie messicana che vive quasi totalmente da epifita, può resistere fino a temperature prossime allo zero, che è un ambiente anche freddo, e però vedete sulla foto di destra, io l'ho montata su una zattera nuda, completamente nuda, e lei ha radicato lì, ha radicato, l'ha colonizzata e vive, come vedete, fiorita, benissimo. Quindi, sicuramente, se avete una Cattleya o simili, Leia Lady e tutto quel gruppo lì, di sicuro non userete dello sfagno. Perché usare lo sfagno ai piedi della Cattleya vorrebbe dire tenerla umida, magari vi radica anche lo stesso, ma se c'è una possibilità che parta un marciume, di sicuro vi parte. E quindi, ma non è il caso. Questo è un altro esempio di zattera senza sfagno, ed è una Schomburgkia tibicinis. Schomburgkia tibicinis è una pianta che viene enorme, ovviamente ha cambiato nome, si chiama Mirmecophila, perché è una pianta che vive in natura in simbiosi con le formiche. Quei fusti che vedete così grandi sono in realtà leggerissimi perché sono fusti, ed è bellissima perché alla base ci sono dei buchi dove in natura entrano le formiche e lì sviluppano delle colonie. Sviluppano delle colonie e portano le uova a schiudere e le larve, perché di solito queste piante vivono appunto con le famose piante emergenti che abbiamo visto nella foresta, in zone molto più esposte al sole, pertanto lo pseudobulbo, come una specie di incubatrice, gli picchi al sole, diventa caldo e quindi le formiche portano le larve e le uova a schiudere. E diciamo che la pianta vive in simbiosi con le formiche, cioè viene difesa da eventuali erbivori, nel caso qualcuno tenti di attaccarla, le formiche escono e cominciano a mordere. Il mal capitato, quindi ovviamente questo è un modo di vivere insieme. Questo è il caso di una zattera grande, vedete le dimensioni, zattere si possono fare di tutte le dimensioni, non è un problema. Potete fare zattere piccoline, avete visto in futuro, o altre cose, potete fare zattere molto grandi. Non c'è assolutamente problema, la zattera è vostra discrezione, è vostro gusto, volete fare una zattera a tronco per mimare un ramo di un albero della foresta, potete fare una zattera a tronco, non è un problema. Volete fare una zattera a tronco piatto, va benissimo, tanti rami nella foresta sono orizzontali, chiaramente, sono tutti tronchi, sono anche rami laterali. Volete fare una zattera così, non è assolutamente un problema. Chiaramente alcune piante si prestano più di altre a essere messe su un tronco piuttosto che una pianta. In questo caso è molto grande, la si mette su una zattera. Ecco, qui vediamo due esempi di zattere ben riuscite e di zattere anche vecchie. Quella a sinistra è la Cattleya Maxima Cerulescens Queen Elizabeth II, quindi quella lì è quella dell'ultimo Varese Orchidea. Quella addirittura è una zattera molto vecchia in cui non si vedeva più la zattera ormai, cioè la pianta c'era cresciuta completamente. Quella di destra invece è un esempio anche di zattera ben riuscita, la Miltonia spectabilis moreliana, due piante completamente diverse. Mentre a sinistra abbiamo una Cattleya, quindi una pianta che voi mettete sulla zattera completamente senza sfagno, la pianta radica, sulla destra abbiamo una pianta che se non mettete lo sfagno vi farà molta fatica a radicare, perché la Miltonia, piante del Brasile, crescono in ambienti molto umidi, amano avere le radici sempre un po' umide. E quindi fare una zattera della Miltonia vi consiglio di mettere dello sfagno, perché radica molto bene. Non esagerate, perché se esagerate, la pianta non uscirà da quel piccolo universo di sfagno e quindi non si approprierà assolutamente del supporto dove voi la state mettendo. E questa è garanzia di una non riuscita a lungo tempo. Attenzione, stiamo parlando nel lungo tempo. Poi nel breve tempo tutto viene. Però il nostro interesse è lasciare che la pianta vada, diciamo, esca indisturbata nel lungo tempo. Ecco a sinistra un esempio di grande zattera. Questa è una zattera enorme e è lunga più di un metro. Una Ceratostylis himalaica su tronco di sughero. Vedete il muschio? Quel muschio c'è cresciuto da solo. È cresciuto da solo per via dell'umidità ambientale, per via delle correnti bagnature, per via dello sfagno che inizialmente era stato messo. E qui abbiamo ricreato un po' quello che è
una piccola colonia, come in natura. E vedete che c'è una gran parte del tronco vuoto, qui lo apprezzate poco perché la zattera è leggermente inclinata, ma questa dal vivo la gran parte del tronco è vuoto, e abbiamo quattro soli spot con le piante. Questo è un modo molto naturale di fare una zattera a semi colonia, molto più naturale di quella di destra, che invece è un bel esemplare di Miltonia, ma è abbastanza rotondeggiante, diciamo, è quasi una pianta singola. Sulla sinistra sempre l'Epidendrum congestum che abbiamo visto prima, che ha completamente colonizzato la zattera, vedete che cresce bene. Poi le tillanze, anche le tillanze non sono orchidee, ma vengono benissimo su zattera anche loro, perché sono piante epifite. Quindi assolutamente, come nel caso della Cattleya dell'Elelia, mai usare sfaino, guai nel caso delle tillanze. Qui vediamo una Pleurotallis, anche lei, che ha colonizzato completamente il tronchetto. E qui vediamo il frutto, questa è sempre la Queen Elizabeth, un po' di mesi dopo, è stata impollinata, le piante in zattera possono vivere benissimo, vivono, fioriscono, fruttificano e fanno tutto quello che devono sulla zattera. Quello che può capitare dopo tanti anni è che la parte vecchia della pianta tenda a marcire, e quindi tenda a creare un ambiente sfavorevole alla radicazione delle nuove vegetazioni della stessa. E quindi lì si rende necessario diciamo il trasloco, quindi voi dovete smontare una zattera a un certo punto e farne di nuove. Questo purtroppo è un fenomeno che accade sempre. Accade sempre, perché dopo tanti anni la pianta è cresciuta, e gli pseudobulbi si danno fastidio uno con quell'altro, le vegetazioni si danno fastidio uno con quell'altro, e la parte vecchia della pianta sottostante tende a marcire, rimane umida, e vedete proprio che la pianta stenta, non cresce, fiorisce poco, e prima che vi marcisca, intervenite, dividetele e fate altre piante, e vedrete che avrete degli ottimi risultati. Ricordatevi, il medico pietoso fa il malato morto, o la piaga purulenta. Ah no, paura, non la tocco, ah ma che bella che è, no, lasciamola crescere ancora, no, la faccio l'anno prossimo, no, ma guarda com'è bella perché è grande, lasciamola lì, un anno, due, tre, quando vi accorgete che c'è il problema è tardi e buttate tutto. Quindi è un momento per vedere la pianta esemplare, a noi tutti piacciono le piante esemplari, è l'obiettivo, se vogliamo, massimo della coltivazione in generale e della coltivazione su zattera, arrivare a raggiungere dei risultati di piante esemplari, però c'è anche una sottilissima linea di demarcazione tra l'avere un bellissimo esemplare e l'avere un esemplare morto. Quindi attenzione, perché purtroppo stiamo parlando di piante vive, e quindi quando serve bisogna intervenire, e vedrete che intervenendo nel momento giusto otterrete molto di più che non invece non facendo niente. Questo vabbè, l'esempio sempre di prima di zattera modello tedesco, vedete il composto, si notano proprio tutti i vari pezzettini di sughero assemblato. Sconsiglio l'utilizzo di questo tipo di zattere, un po' perché sono, a mio avviso, esteticamente molto brutte, e soprattutto perché si degradano, e quindi poi avete un qualcosa dal punto di vista pratico che non vi regge. Questa è una Schoenortis Colopendrifolia, una bellissima miniatura, che però di lì a poco va chiaramente spostata perché il sughero poi marcisce. Ecco, con questa chiudiamo, facciamo un grande saluto ai miei maestri che mi hanno insegnato a fare le zattere, l'Alfredo Riboni, seduto al suo banchetto, tuttora sempre presente, che non ci segue adesso, che però salutiamo tutti, e Giancarlo Pozzi, che è stato il grande maestro ispiratore, che mi ha accompagnato nelle primissime fasi di questo viaggio. Grazie a tutti. Grazie a te, Gioele. Ci sono veramente tantissime domande. Volevamo far vedere appunto il metodo
di zatteramento partendo da un vaso, magari quei Devo video. uscire dalla presentazione. Sì, quando vuoi esci pure. Ok. Ok. Quindi cosa abbiamo filmato, Gioele, da te? Allora, abbiamo fatto due video in cui facciamo una zattera partendo da una zattera e una zattera partendo da un vaso. Quindi noi possiamo avere due casi in cui abbiamo una pianta in un vaso e vogliamo metterla sulla zattera, oppure abbiamo una grande zattera da dividere, oppure una zattera che è necessario lavorare e che quindi poi vogliamo passare su un'altra zattera. E quindi abbiamo fatto tutte e due, diciamo, gli esempi. Ok, partiamo dal vaso. Partiamo dal vaso, sì. Vediamo. Oh, aspetta che ho sbagliato una cosa. Condividi. Vediamo questo. Ok. Vedete? Ciao. Volevo farvi vedere oggi era come fare una zattera dividendo una pianta, dividendo e ripulendo una pianta che era precedentemente in un vaso. Quindi abbiamo in questo caso un Oncidium Twinkle. Oncidium Twinkle è un ibrido dell'Oncidium Cheirophorum che si presta molto bene a essere coltivato anche in zattera. Pertanto questa era una pianta accestita che ha fiorito il Natale scorso. Di un Twinkle fiorisce di solito tardo autunno, inizio inverno. Quindi ha finito di fiorire, abbiamo tagliato i rami secchi, come avete visto. E adesso ripuliamo la pianta dal vecchio composto. Vedete che la pianta ha un buon apparato radicale, radici ce ne sono in abbondanza. E vediamo come fare una zattera da una pianta partendo da una pianta in vaso. In questo caso la pianta la possiamo anche dividere, l'abbiamo già divisa in due, ma possiamo dividerla anche in tre, in questo caso. E mettiamo sul zattera una parte. Vedete che qui abbiamo le vegetazioni nuove, 1, 2, 3 e 4 qui a venire. Queste saranno le vegetazioni della nostra piantina futura. Ecco, questa è la nostra pianta che mettiamo sul zattera. La zattera da cui partiamo è una zattera in sughero, che è la più comune zattera che usiamo anche qui in azienda. In questo caso facciamo un po' di raccorciamento delle radici perché sono un pochino lunghe, cosa che non è sempre necessario fare, però si può fare. Prendiamo un po' di sfagno che è stato precedentemente messo a mollo, pertanto è già umido, quindi lo vedete umido ma non zuppo, e questo diciamo è lo stato giusto. Ne mettiamo un pochino, ecco, non una montagna, perché la zattera perfetta non avrebbe neanche sfagno, ne avrebbe pochissimo. Quindi ne mettiamo il giusto che basta per appoggiare la nostra piantina. Ecco, la scelta della zattera va anche in relazione alla dimensione della pianta. Questa è, diciamo, una zattera che quando la pianta l'anno prossimo sarà accestita, sarà ora di cambiare, chiaramente, perché mettiamo ancora un pochino di sfagno per coprire le radici, giusto un pelo. E questa è, diciamo, la nostra preparazione della zattera.
Dopodiché la pianta andrà fissata. Per fissarla usiamo filo da pesca, che a mio avviso è il modo più comodo per legare la pianta. Facciamo qualche giro, 3, 4, 5 e poi un giro molto vicino al colletto in modo tale che la pianta non si muova, perché se non si muove la pianta ha modo di radicare e di affrancarsi. Se si muove invece chiaramente comincia a essere instabile e dall'instabilità ne deriva poi una radicazione pessima. Invece così la pianta rimarrà ferma. E la nostra azzata, tagliamo il filo in eccesso e la nostra azzata è fatta. Bene, abbiamo visto appunto la creazione di una zattera dalla divisione in vaso di una pianta. Adesso vogliamo far vedere anche Quindi la. vediamo una zattera da una zattera. Ok, Allora, lo preparo. Eccolo qua. ciao. Allora, oggi vediamo invece come fare una zattera partendo da un'altra zattera. Qui abbiamo un dendrobium con ballariforme, e abbastanza cestito, queste sono zattere dell'anno scorso, quindi quest'anno possiamo dividerla e ottenere due piante, e quindi fare due zattere partendo da una zattera. Allora, abbiamo tagliato il filo che legava la pianta, lo sfiliamo così senza cercando di non rompere la pianta. Dopodiché stacchiamo la pianta, così che vedete che aveva radicato. Chiaramente questa è una zattera dell'anno scorso, non è una zattera molto vecchia, quindi chiaramente non aveva una radicazione profonda. E cerchiamo di individuare, a questo punto qui vedete ci sono gli pseudobulbi vecchi, li togliamo, cerchiamo di individuare dove sono due piante all'interno di questa pianta. Quindi vedete che abbiamo le vegetazioni nuove, 1, 1, 2, poi abbiamo una vegetazione nuova qui, quindi praticamente possiamo dire che la nuova pianta è più o meno, si risolve più o meno in queste due. Abbiamo praticamente la pianta numero 1, dove vedete gli pseudobulbi vecchi, vegetazioni nuove, quindi abbiamo praticamente tutto quello che ci serve per andare avanti. Questa è l'altra metà, un pochino più grande. Togliamo lo pseudobulbo il più vecchio. Se togliete gli pseudobulbi, sempre poi fare l'ultimo taglio con le forbici in modo tale da lasciare il taglio netto. E qui abbiamo praticamente l'altra pianta. Prendiamo a questo punto due zattere, una un po' più grandina per la pianta più grande e una un po' più piccola per la pianta più piccola. Prendiamo il nostro sfagno, sempre precedentemente inumidito, ne mettiamo un pochino sotto da fare cuscinetto. Dendrochilum amano comunque, diciamo, rimanere sempre umidi, quindi anche un po' di sfagno non li guasta. E lo mettiamo con lo pseudobulbo vecchio dalla parte esterna. Perché? Perché almeno lo pseudobulbo nuovo ha lo spazio sulla corteccia per radicare, crescendo. I pseudobulbi nuovi avranno spazio per radicare sulla corteccia, che poi sarà praticamente la loro casa. Prendiamo il filo da pesca. Se vogliamo possiamo aggiungerne anche un pochino sopra, perché questo ci dà la possibilità di non mettere direttamente a contatto il filo con le radici. Questo potrebbe essere un modo per farne un po' meno. Tre giri e il quarto sotto il colletto. I due capi li leghiamo. Doppio nodo.
il restante lo tagliamo. E questa è la nostra zacca. L'altra, seguiamo lo stesso sistema. In questo caso la pianta è un pochino più disordinata, però cerchiamo di dargli sempre una posizione il più naturale possibile. Un pochino di sfane in aggiunta, filo, lo prendiamo sempre con la mano destra, lasciamo una parte in surplus che ci servirà poi per legarlo. Tagliamo l'eccesso e le nostre zattere sono fatte, due zattere da una. Ecco, bellissimo tutorial per costruire zattere, Gioele? Sì, penso fossero gli unici due video. No, poi abbiamo invece il video di come innaffiare le zattere. Sì. Perché arrivo. Questa è la domanda tipica che mi fanno i clienti, dice, ma, o tante volte anche alle mostre, ma come si bagnano? Ma bisogna spruzzarle? E io dico sì, però se lei spruzza, deve spruzzare abbondantemente, far sì che la zattera poi goccioli, cioè l'acqua deve essere in surplus. E quindi ci tenevo a farvi vedere questo video di come noi bagniamo le zattere in serra. Chiaramente un'operazione non ripetibile in casa per ovvi motivi, però per farvi capire quale sarebbe l'ideale, no, l'ottimo, perché una zattera è comunque un modo naturale di coltivare le orchidee vivono nella foresta quando piove, piove bagnato e piove da sopra, come dico sempre. E piove tanto, quindi devono bagnarsi, dovete abbondare con l'acqua. Perché se Vediamo. voi le spruzzate basta, non riuscite ad ottenere il risultato ottenuto, perché non arriverete mai a far imbibire completamente la zattera e lo sfagno di acqua. Dovete abbondare. Vediamo. Si è visto bene, Gioele, questo? Sì, questo è un piccolo spezzone, però insomma, giusto per darvi l'idea, e poi soprattutto sotto le zattere non avere vasi, perché se voi dividete le due cose potete gestire bene l'uno e bene l'altro. Se voi invece mettete zattere sopra vasi, purtroppo è complicata la gestione, perché la zattera ha delle esigenze diverse dal vaso. La trava bagnata molto più spesso, quindi se voi bagnate in questo modo le zattere, tutta quest'acqua che cola vi colerà sui vasi, che non ne hanno bisogno perché magari li avete già bagnati il giorno prima, quindi il giorno dopo il vaso è bagnato, ma la zattera no. E quindi bisogna separare le due cose. Anche in serra, chi di voi ha mai visto la serra del tunnel, penso tanti di voi, ha visto che ci sono anche tante cose più o meno una sopra l'altra, quindi questo c'è, è una realtà possibile, però in questo caso abbiamo uno spruzzatore. Uno spruzzatore grosso, che però, attenzione, lo si usa tra una bagnatura e l'altra, quindi semplicemente per far sì che la zattera non si disidrati troppo fino alla bagnatura successiva. Però è un intermezzo, non è la bagnatura. La bagnatura invece deve essere fatta con acqua, con pioggia, no? Perché in questo caso vi permette di esagerare proprio con l'acqua e le zattere prenderanno quella che gli serve. Bene, quindi se sei pronto e hai ancora energia,
passerelle domande che sono arrivate sia in fase di registrazione che adesso in chat. Molte si ripetono, quindi scorrerò appunto le domande arrivate. Prima domanda: il modo migliore per concimare le zattere? Ecco, questo non è un punto che non abbiamo toccato. Allora, dunque, la concimazione non cambia, diciamo, il concetto di nutrimento rispetto al vaso, perché le piante funzionano nello stesso modo, quindi hanno radici, hanno foglie, hanno tutto, nulla cambia. Però attenzione, cambia una cosa, cambia la frequenza delle bagnature. Quindi se noi ipoteticamente siamo abituati a concimare ogni 3 bagnature, con una dose, diciamo, normale di concime ogni 3 bagnature, i vasi, con le zattere, attenzione, perché noi le bagniamo molto più spesso le zattere, quindi prendiamo una normalissima settimana, diciamo, di maggio, in cui le temperature sì, sono calde, ma non sono come a luglio e non fa freddo come a marzo, no? Prendiamo una settimana di maggio, potremo bagnare i vasi, che ne so io, un numero, non so, bagneremo i vasi 2 volte in una settimana, le zattere le bagneremo 4 volte, quindi bagneremo il doppio. Cosa succede? Che se noi concimassimo nello stesso modo, andiamo a dare troppo concime alle zattere, ne diamo troppo. Pertanto, noi concimeremo le zattere a dose inferiore, cioè concimeremo nello stesso modo in cui concimiamo magari Paphiopedilum o piante un pelino più delicate. Perché appunto è la frequenza delle bagnature che cambia rispetto ai vasi. Il resto no, il resto non cambia niente, noi useremo gli stessi concimi che usiamo per le piante in vaso. Però sulle zattere stare attenti perché cambia la frequenza. Però scusa Gioele, dal momento che vanno bagnate, diciamo tutti i giorni, quando devo concimarla dovrei toglierle dalla rastrelliera e metterle a bagno, perché se le spruzzo o le bagno col getto come ho visto fare, come faccio a concimarle? Devo No, staccarle, metterle a bagno? questo la cosa migliore è bagnarle normalmente come fai di solito e mettere il concime in uno spruzzatore. In quel modo tu vai a spruzzare su uno sfagno già umido, quindi non hai problema di conduzione, diciamo, dell'acqua, perché l'acqua che tu vai a spruzzare viene automaticamente trascinata dall'acqua che c'è già sullo sfagno, quindi la traslocazione è immediata, e in quel modo lì risolvi un po' di problemi, cioè risolvi il problema logistico, risolvi il problema pratico, non devi staccarle, perché veramente anche quello è laborioso, capito? Invece le bagni, ipotizziamo che tu le bagni ogni 3 bagnature come tutte le volte, alla terza tu le bagni e poi spruzzi con l'acqua concimata. Insistendo chiaramente sullo sfoglio, tutto, però spruzzi quella in questo modo tu le concimi senza spostarle, cosa che non puoi fare con i vasi, perché chiaramente per immergere il vaso e far sì che l'acqua e il concime entri bene in tutti gli anfratti della corteccia e delle radici, chiaramente con lo spruzzatore non lo puoi fare, puoi farlo solo sulle zattere, sul vaso no. Perciò sarebbe sbagliato mettere tutti i giorni una piccolissima quantità di No, concime. no, è assolutamente giusto, è la microconcimazione, si può fare in realtà su tutto, non solo sulle zattere, si può fare su tutto, però maggiormente sulle zattere, è il passaggio a cui sarei arrivato dopo, cioè proprio per evitare questo problema di concimazioni troppo frequenti, noi andiamo a fare mezza dose di concime più spesso, quindi teniamo la nostra concimazione ogni 3 bagnature, però facciamo mezza dose. Quindi quello che faremo sulla dose piena nel vaso lo facciamo invece a mezza dose sulla dose. Ok, grazie mille. Prego, prego. Grazie Gabri.
Roberto invece chiede se i Bulbophyllum sono facili da coltivare in zattera. Com'è la coltivazione in zattera dei Bulbophyllum? Assolutamente sì, vengono benissimo in zattera. Ad esempio, adesso proprio a mente ho in mente il Bulbophyllum ambrosia, per esempio, che ha ricoperto delle zattere in pochissimo tempo. Bulbophyllum tenellum, il Bulbophyllum bolsteri, tanti Bulbophyllum miniatura si coltivano tutti su zattera. Ho coltivato e coltivo anche Bulbophyllum di grandi dimensioni, il carunculatum, per esempio, l'echinolabio, tutti questi Bulbophyllum grossi, su grandi zattere vengono benissimo. Il Bulbophyllum è da zattera molto più di altre orchidee, perché il Bulbophyllum è una di quelle orchidee molto disordinate, e sulla zattera trova il suo optimum. Nel vaso trova comunque il suo optimum, ma all'inizio, nel momento in cui noi lo mettiamo nel vaso, di solito dobbiamo fissarlo sul fondo, perché ha delle radici molto piccole, che di solito fanno sì che la pianta si ribalti, si sposti e abbia poi dei problemi nella radicazione. Quindi dobbiamo sempre fissarlo. Cosa che invece in zattera risolviamo questo tipo di problema, perché noi mettiamo la nostra pianta sulla zattera, la leghiamo e arrivederci e a posto. Quindi la Quindi risposta è ottimo. sì, vengono benissimo su zattera. Consiglio la zattera piatta, come abbiamo visto prima, perché Bulbophyllum amano molto l'acqua, quindi consiglio per tutte le specie È zattera piatta. orizzontale, intendi? Orizzontale, sì. Orizzontale, ok. Questa invece è una domanda di Matteo, ma penso che sia un po' più generale. Come far rifiorire gli esemplari? Condizioni ambientali ottimali? Definire l'habitat ottimale per gli esemplari di orchidea. Allora, il concetto di esemplare è un concetto che riguarda principalmente l'età, non altro, nel senso che una pianta diventa esemplare quando cresce per un certo periodo di tempo nello stesso modo, e soprattutto cresce con successo, perché se la pianta cresce con insuccesso non diventa un esemplare, quindi o non cresce abbastanza per diventare un esemplare, o muore prima, nella peggiore dei casi speriamo di no, oppure comunque cresce in modo non giusto, diciamo, non cresce bene fino a diventare un esemplare. Quindi più che le condizioni sono le stesse, nel senso che se noi abbiamo un Bulbophyllum ambrosia che cresce a 17 gradi di notte di minima notturna invernale, lo bagniamo tutti i giorni, posizione di luce buona, ombra d'estate, luce d'inverno, e cresce bene su una zatterina di 10 centimetri, un esemplare su una zattera di mezzo metro cresce nelle medesime condizioni, non ha problemi. Quello che cambia tra una pianta normale e un esemplare è la gestione nel momento in cui noi dobbiamo andare a ripulirla, perché chiaramente un esemplare nel tempo è un po' come gli alberi monumentali. Il conto è l'olmo che uno ha in giardino da un tronco, insomma, pianta giovane, e un conto è la quercia delle checche che ha 400 anni, o la quercia che c'era Villa Panza che c'era 400 anni. La gestione è diversa perché subentrano delle problematiche che una pianta giovane non ha, come ad esempio gli pseudobulbi vecchi, le vegetazioni secche, magari anche delle vegetazioni malate, per dire, che devono essere tolte. Quindi si fa la ripulitura, diciamo, una volta l'anno. Si prende la data, tipicamente la si fa nel momento in cui la pianta fiorisce. Perché la pianta fiorisce, allora ci si accorge che è fiorita, la si prende magari per portarla ad una mostra o per portarla da qualche parte, e la si ripulisce chiaramente. Perché? Per prepararla per i concorsi e per le mostre, chiaramente le piante vengono. E quindi in questa fase, diciamo, si fa questa fase. Però non ci sono condizioni diverse, diciamo, rispetto a quelle, no. Devo dire, no, non diverse. Ok, preparazione invece supporti. Quando si parla di legno, quindi il legno, immagino il tronco o comunque pezzi di legno, prima di essere utilizzato come zattera, va fatto stagionare o deve essere trattato in qualche modo? Sì, questa è una cosa che non ho detto, bravo, bella domanda. Allora, la stagionatura sì, è auspicabile. Noi di solito prepariamo le zattere o comunque il taglio del legno, indipendentemente da quando voi tagliate la vostra zattera. Un conto è tagliare il pezzettino di legno per fare la zattera, un conto è prendere il legno dal bosco o da dove lo prendete con l'idea di fare una zattera. Allora,
Mentre il taglio del pezzettino di legno potete farlo sempre, anche 10 minuti prima di fare una zattera, la raccolta del legno va fatta tempo prima e con la stessa logica della raccolta della legna da ardere. Quindi noi nell'inverno 2023 prepariamo la legna che verrà bruciata nell'inverno 2024. Rimane un anno ad asciugare, in legnaia. E più o meno con le zattere funziona la stessa cosa. Questo perché? Perché il legno fresco è instabile, può fessurarsi, può spaccarsi, può fare una serie di cose. Invece il legno stagionato di solito è più stabile. E poi soprattutto, se qualcosa deve ammuffire o deve marcire, è più facile che marcisca sul legno fresco che non sul legno stagionato. Quindi è sempre meglio usarlo. No, non vanno trattati, però noi non facciamo ai legni delle zattere. O di qualcuno che fa, che mi dice: ah, perché io faccio bollire, faccio di qui, faccio di là. Un conto è mettere un pezzo di mangrovia in un acquario, e allora è un discorso. Si fa bollire prima di metterlo dentro, prima che ci crescano mucillaggi batteriche o altro. Però in un ambiente, esterno, come può essere quello dove mettiamo una zattera, non grossi problemi non ce ne sono, ecco, da quel punto di vista. Anche perché noi non lavoriamo in un ambiente sterile, quindi pertanto funghi e batteri ce ne sono ovunque. Neanche se ci capita di recuperare una zattera usata per un'altra pianta, va trattato. E in quel caso lì è meglio non usarla. Cioè non, il recupero, in quel caso lì è meglio, a meno che la zattera sia veramente in buone condizioni, ma di solito è meglio non recuperarla. È come il bark vecchio, come il composto vecchio dei vari, è sempre meglio non recuperarlo, perché in qualche modo non è più nuovo, perché è vecchio. E quindi già una parte di degradazione è avvenuta, che fa sì che cambino un po' le caratteristiche organolettiche del composto. Quindi pertanto è meglio non usarla. Nella zattera chiaramente è meno problematico rispetto al composto del vario. Può usare, riutilizzare una zattera, assolutamente. Però se già ha cominciato a degradarsi o decomporsi, meglio non usarla. In quel caso lì dipende anche da che cosa l'abbiamo recuperata, cioè l'abbiamo recuperata dal dendrochilum che abbiamo visto prima, che stava benissimo, era sano, l'abbiamo staccato, l'abbiamo diviso, ne abbiamo fatti due, o l'abbiamo recuperata da una pianta che è morta, marcita, con insetti detritivori vari, crostacei terrestri, porcellini di terra e così via. Boh, bisogna vedere, cioè insomma ci sono casi e casi, ecco, poi dopo lì E non ognuno. è sempre escluso, ma sconsigliato. E non è sempre scusa, ma sconsigliato, esatto. Poi mi sa che Barbara ci ha beccato, nel senso che chiede che adesso, oh, vabbè, un paio di zatterine, ma vorrebbe capire bene, ecco perché partecipa anche a questo webinar, le esigenze di coltivazione per accrescere la collezione. Mi sa che ci sei cascata a pieno, perché con le zattere una tira l'altra, come le caramelle, giusto? Decisamente, Di decisamente. più. Di Di più. più, eh? Di più. Ok, per l'altra domanda invece, quali orchidee si adattano bene a questo tipo di coltivazione? Ma allora, diciamo che escludiamo, dunque prendiamo il mondo delle orchidacee, quindi prendiamo le 27.000 specie di orchidee, quelle coltivabili o quelle che non si trovano in coltivazione, prendiamo i generi più comuni. Direi che escludiamo i Paphiopedilum, anche se comunque abbiamo delle eccezioni, perché ad esempio il Paphiopedilum filippinese in natura è un epifita, il Paphiopedilum parisii è un epifita. Quindi è possibile fare questo tipo di coltivazione, anche se siamo al limite del fattibile, è possibile, ma al limite del fattibile. Quindi togliamo i Paphiopedilum, diciamo che non sono certo piante che uno primo acchito di venimento di mezzo sulla zattera. Il resto praticamente possiamo zatterare qualunque cosa con le debite differenze. Cioè, come abbiamo detto prima, un conto è zatterare una lelia ancio, una lelia lundi, una sofronitis, ora cattleya, che chiaramente mettiamo su una zattera nuda senza nulla. Un conto è zatterare un mediocalcar pigmea, un
un Porpac, un Petrofilo, un Monofilo, dove magari abbondiamo con lo sfagno e magari facciamo anche una zattera orizzontale e non verticale. Quindi con le debite differenze, però io credo che veramente la fantasia dello zatteraggio non ha limiti, veramente. Il supporto deve essere stagionato, cioè immagino il sughero appena staccato dall'albero, l'ho fatto asciugare? Sì, però nel caso del sughero, siccome la parte più esterna del nitidoma non di solito non ha. Uno dei legni migliori è il legno di lavato. Ecco, questo ne abbiamo parlato. Il legno di lavato è quello che si trova al mare o al lago che buttano fuori le maree. Quello è ottimo, perché è stato epurato di tutte le parti marcescibili. Quindi è ottimo. Levigato, bello, anche delle forme interessanti e se ne trovano di bellissimi. Poi nel lago, meno io, nel lago, però so che anche al mare, per chi di voi abita al mare, va benissimo. Chiaramente, in quel caso lì, un ammollo nell'acqua, nel caso del mare, va bene, perché almeno esce un po' di sale, è l'unico Ha problema. dissalato un po'. Sì, dessalato, che vabbè, basta metterlo a mollo per una settimana, cambiando l'acqua tutti i giorni, un po' come si fa con la novena delle castagne, no? Prima di fare cosa. Però, appunto, sulla stagionatura no, direi che su sughero no, non che io sappia no, si prende su. E gli altri legni, tipo la robinia? Quelli sì, quelli come abbiamo detto prima, appunto, è meglio prenderli e tenerli, appunto, cioè fare quest'anno, preparare già i rami per l'anno prossimo, non lo facciamo così. Per noi adesso, in questo inverno, abbiamo preparato i tronchi, questi serviranno per le zattere che faremo tra l'autunno e la primavera 2023-2024. Adesso invece stiamo usando quello dell'anno scorso. Dell'anno scorso, ok. Credo che alla domanda di Simone abbiamo già risposto. Quando non si mette lo sfagno e l'orchidea va direttamente a contatto con legno, quando c'è un'orchidea che non ha bisogno di sfagno, comunque di eccessiva umidità, continua umidità sulle radici per radicare. Eleonora invece chiede: quando compriamo una piantina su sughero tedesco, quello compresso, conviene cambiarla subito? No, no, quello no, però siate consapevoli, diciamo, di cosa va incontro, perché cambiarla subito magari no, perché la pianta comunque si è radicata sopra, ci ha messo del suo, se vogliamo, e quindi è giusto anche rispettare quel tempo, perché le piante non vanno, diciamo, spostate prima del dovuto, perché il rinvaso o lo spostamento è sempre un qualcosa di umano. Le piante in natura, lì dove nascono, crescono, muoiono, quindi vivono tutta la vita su questo stato. È chiaro che cogliete l'occasione, diciamo, al primo rizzatteraggio, o perché la pianta è cresciuta, o perché proprio vi si è disgregato il composto, alla prima occasione cambiate il composto. Però no, il problema della zattera tedesca è la non lungimiranza nei confronti della pianta, non l'errato, cioè il sistema funziona, la pianta radica tranquillamente, vive, non è un problema. Il problema è che nel tempo non dura. Però, siccome l'obiettivo appunto è farla e venderla, chiaramente per chi le usa e chi le fa, questa cosa non ha di grande importanza. È un problema. Ok, ci sono piante più adatte alle zattere? Sì, decisamente sì. Appunto, tra quello che abbiamo detto prima, cioè possibilmente possiamo zatterare tutto, però sicuramente, per esempio, ci sono, ecco, questo è un punto che non abbiamo affrontato, è le piante che si possono coltivare solo in zattera. Per esempio, ci sono delle piante che sono incoltivabili in vaso. Prendiamo la tolumnia, per esempio. Tutte le varie tolumnie. Quindi gli Oncidium scandens, quelli che abbiamo visto, tolumnia velutina che abbiamo visto prima, coltivarla in vaso è quasi impossibile, nel senso che ha talmente una vegetazione disordinata, che in vaso è impossibile. Prendiamo, non so, anche perché tu Johnny è presente, perché sono sicuro che ce l'hai, il Microsaccus griffizi, per esempio. Coltivare in vaso una pianta del genere è difficilissimo, perché dovresti mettere in una posizione che è totalmente innaturale,
non in corteccia perché le piccolissime radici che ha non riescono a tenerlo ancorato, e quindi l'unico modo è metterla in zappa. Quindi sì, la risposta è sì, ci sono delle piante che veramente la prima cosa che uno pensa quando le vede dice va bene. Se voglio una determinata specie di questo tipo è meglio che la coltivo in zattera. Sì, o forse è l'unico modo. Per quanto riguarda le dimensioni, perché se noi abbiamo piante molto piccole sicuramente le metteremo in zattera. Se abbiamo piante che invece vengono molto grandi non ci verrà mai in mente di metterle in zattera. Lascio Burkia tibicinis che avete visto prima, è un esperimento che ho voluto fare di una pianta molto accestita, cui ne sono uscite parecchie, un esemplare annoso, e un po' sono state fatte in vaso, quella fatta in zattera. Però chiaramente una zattera molto grande bisogna anche uno spazio, una gestione che magari ecco, è più comoda in vaso per certi versi. Come si fa a legare le radici senza sfagno, senza danneggiarle? Con cosa si lega, oltre che con nylon? Dunque, le zattere che non hanno bisogno di sfagno, di solito sono le Cattleya e le Lelia, e le Cattleya e le Lelia, quando si zatterano, non hanno radici, praticamente. Perché a fine stagione, diciamo a fine inverno, quando voi rinvasate una Cattleya, quasi tutte le radici vecchie non ci sono più, non ne ha quasi più. E la Cattleya naturalmente è proprio strutturata così, riparte con le radici nuove, di radici vecchie ne avete pochissime. Quindi voi mettete la pianta sulla zattera, legate e la pianta poi fa radici nuove. E qui l'importanza di farlo con la tempistica giusta. Se lo fate troppo in ritardo, che la pianta ha già emesso le radici nuove, nel momento in cui la mettete sulla zattera rompete tutto e dopo non si recupera. Quindi delle Cattleya non ci preoccupiamo se hanno poche radici o zero a fine stagione? No, assolutamente, in generale no, è proprio una cosa tipica, anzi vi consiglio di tanti successi di base delle Cattleya sono proprio dovuti al fatto che si tiene troppo, cioè si mantiene troppo l'apparato radicale vecchio. Sì, proprio. E quindi quello no, bisogna togliere, perché se voi le vedete la maggior parte sono inconsistenti. Specialmente se sono coltivate in vaso, ma anche in zattera. E per legare si può usare un'alternativa al nylon? Sì, io appena iniziai da amatore, mi ricordo che io ho imparato a usare il nylon dal Boni, con settimane di training, perché all'inizio legare è sottilissimo, cioè ti scappa via i nodi, e io ci ho messo un sacco di tempo a imparare. Io poi, però. Io usavo il fil di ferro, filo di rame o filo di ferro plastificato, filo di ferro zincato, vanno benissimo. Non è un problema, l'unico problema è che si vede chiaramente, perché è più grosso, quindi lo vedete esteticamente un po' meno bello. Il nylon ha il vantaggio che è trasparente e quindi non ha un vantaggio estetico, in dubbio. Per stare sul nylon, i ritagli di calze di collan? Sì, quelli si usavano tantissimo negli anni 80. Va benissimo, ha il vantaggio rispetto al filo di nylon che è elastico e non rompe, non crea lesioni. Anche se, devo dire la verità, io ho sempre usato il filo di nylon da quando appunto ho partito con la tinta. E anni che uso il filo di nylon e non ho mai avuto, diciamo, danni da lesione vera e propria, perché comunque la lesione è microscopica. Il filo di nylon, il ritaglio delle calze va benissimo, però anche lì bisogna tagliarle della misura giusta, perché se sono troppo sottili fanno lo stesso lavoro del filo di nylon, e allora tanto vale, se sono troppo grosse si vedono e quindi non va bene. Eleonora invece ha un problema, penso, comune, quindi non solo a te, perché le radici entrano nel sughero. Sì, sì, sì. Quella è una cosa comune ed è una cosa che va bene, perché se una pianta colonizza completamente il supporto, è una cosa positiva, perché di fatto vuol dire che la pianta si è trovata bene, è cresciuta tanto e di fatto... quella lì l'ha vista come casa propria e va bene. Qual è il problema? Che qua, giusto,
chiederanno, ma quando io devo spostarla dalle Infatti lo chiede. piante, cosa devo fare? Allora, lì bisogna scendere a un compromesso. Allora, perché il problema c'è? Bisogna scendere a un compromesso. Allora, io devo spostarla a tutti i costi da quella zattera, domanda, cioè c'è un motivo per cui io devo toglierla effettivamente dalla zattera? C'è un marciume, c'è una malattia, la zattera si è decomposta, la pianta non ci sta più sulla zattera, e anche lì il concetto di non starci più è un concetto del tutto inesistente nel mondo zattera, perché ci sono tantissime zattere, io ho tantissime zattere di piante che l'hanno colonizzate completamente, per esempio, un esempio a caso, la Queen Elizabeth, Cattleya, anche tante altre. In teoria lo spazio l'avrebbero finito, ma ci crescono aerei intorno alla zattera, quindi quel problema non c'è. Quindi se io ho un motivo vero e proprio per spostare la zattera, lo faccio, e nel farlo chiaramente toglierò delle radici, romperò delle radici, non c'è niente da fare. Anche nei migliori rinvasi si rompono delle radici, anche nei migliori spostamenti da zattera si rompono delle radici. E lo si fa e poi la pianta ricresce. Se invece io non ho motivo valido, la pianta sta lì. Questo è sicuro. E invece il metodo della zattera su zattera per dare più spazio ai lati o dell'intarsio? Allora, quella è una cosa che sì, allora io non ho l'abitudine di farla, proprio per abitudine, però è possibile. Per esempio, mi ricordo che il primissimo esperimento che feci con il Bulbophyllum beccari ebbe questo tipo di problema, perché, oppure ad esempio un'altra pianta è il Bulbophyllum macranthum, per esempio, che ha degli internodi molto lunghi, tende a correre molto. E di solito, appunto, bisogna fare una zattera molto lunga. L'Angraecum eichlerianum, per esempio, un altro di quelli che, diciamo, cresce. E quindi in questi casi sì, si può fare zattera su zattera, non c'è niente di male, però attenzione, assicuriamoci che la zattera da cui partiamo abbia tutte le carte in regola, cioè non deve essere marcia, non deve avere motivi per cui noi dobbiamo spostare la pianta, e così via, così via. Poi, se no, a quel punto varrebbe la pena togliere la pianta e metterla sulla zattera. Un Un po' più grossa. po' più. A quel punto. Un'altra domanda generica, che tipo di acqua si usa? Ah, beh, la stessa acqua che usiamo per i vasi. Quindi, se volete usare acqua demineralizzata, ricordatevi sempre il problema della salinità, quindi mai usare acqua cioè osmotizzata pura, perché demineralizza le radici, quindi porta via tutti i composti inutili che ci sono, tutti i sali, per motivi, diciamo, osmotici, cioè l'acqua pura tira sei sali, quindi da tagliare sempre con acqua del rubinetto o con acqua concimata. Se no, possiamo utilizzare acqua del rubinetto, poi concimata chiaramente quando dobbiamo concimare, però non cambia, diciamo, la tipologia d'acqua da zattera a vare. L'unica cosa che può cambiare è magari di fare una volta in più quello che gli americani chiamano il leaching, cioè il lavaggio. Quello sì, perché con acqua appunto senza concime, ecco, non acqua demineralizzata, però acqua del rubinetto senza concime. Perché in questo modo scongiuriamo un po' quel problema che dicevamo prima dell'eccesso di concimazione, quindi del fatto di concimare troppo spesso proprio perché le bagniamo. Ok, andiamo su qualcosa di specifico. Col Colmanara Diana e Oncidium Sherry Baby si possono zatterare? Allora, l'Oncidium Sherry Baby direi assolutamente sì. Gli Oncidium sono un genere che sta benissimo su zattera, abbiamo tantissimi Oncidium in zattera. Ho fatto anche zattere di Oncidium sfacelatum, che è una specie grandissima, zattere di Oncidium cavendishanum, di Tricocentrum tigrinum. Gli Oncidium quasi tutti stanno su zattera, noi abbiamo una pianta proprio adatta alla zattera, indipendentemente dalla dimensione. Lì cambia solo, diciamo, la Colmanara Diana, io sugli Odontoglossum e i loro ibridi eviterei la zattera. Eviterei la zattera perché sono piante che hanno radici molto sottili e che amano irrigazioni regolari e frequenti. Gli Odontoglossum vivono in Sud America, sull'Odontoglossum
zone montagnose o collinari, comunque al di sopra di un certo tot di metri, amano comunque le radici affondare, che affondino in un composto tendenzialmente fertile. Le colmanara no, direi che poi è possibile, però non ce le vedrei, ecco. Altra domanda specifica. Zattere in grow box con umidità sempre sopra l'80%, temperatura 17-23 e buona ventilazione. Si bagna comunque e se sì ogni quanto? Sì, si bagna comunque, la risposta è sì. Un conto è l'umidità atmosferica, un conto è l'acqua libera. Sono due cose diverse. L'umidità atmosferica è la quantità di vapore acqueo che c'è in un volume d'aria ed è inversamente proporzionale alla temperatura. Quindi aumenta la temperatura, diminuisce l'umidità relativa. Diminuisce la temperatura, aumenta l'umidità relativa. Anche a parità di acqua contenuta, questo perché il gas, per la legge dei gas, all'aumentare la temperatura il gas si espande e quindi in proporzione l'acqua che c'è dentro è meno. Quindi sì, si bagna sì, dipende se asciuga. Cioè in questa grow box dove abbiamo questa umidità e questa ventilazione, se le piante asciugano, allora si bagna. Attenzione a non creare ambienti troppo troppo umidi, perché non facilitano la radicazione. Perché come abbiamo detto prima, una pianta che ha sufficiente acqua non fa fatica a fare le radici, perché non gli serve farle, perché non deve andare a cercare ulteriore. Perché ne ha, cioè, la pianta tenuta un po' magra di acqua va a cercare le radici, va a cercare acqua facendo radici. Una buona radicazione si ottiene, sia in vaso che in zattera, facendo una buona alternanza tra asciutto e bagnato. E questo è, diciamo, una delle basi di coltivazione che vale anche per le zattere. Sì. Al limite della disidratazione, chiaramente, perché una pianta appena messa sulla zattera ha bisogno di essere bagnata, questo sì. Pertanto bisogna dosare tutte le varie parti. Bagnare è uno dei compiti più complessi, è la più difficile dei compiti in orticoltura, è bagnare. Questo, no. Tanta spirito di osservazione, comportamento delle piante e quant'altro. Sì. Ritorniamo ai supporti. Andrew e Gianluigi introducono due supporti diversi. Andrew parla di radici, immagino radici grosse di alberi, sì, radici e del quant'altro bosco. Mentre Gianluigi parla di EpiWeb. Ah, sì. Allora, beh, sulle radici del bosco, quelle, diciamo, che si trovano nel bosco, quindi quelle che rimane dell'apparato radicale di alberi magari caduti o morti, va benissimo, nel senso che non hanno niente di diverso da un pezzo di legno fresco, di robinia o di altro, e quindi va benissimo, cioè per intenderci i legni che possiamo usare per il presepe. Va benissimo, non è un problema, vanno bene. Con le stesse accortezze, quindi insomma un buon lavaggio, perché chiaramente di terra, quindi un buon lavaggio, e per il resto non ci sono grossi problemi. L'EpiWeb su questo purtroppo passo, perché io l'ho sperimentato molto poco e quel poco che ho sperimentato non mi sono trovato per nulla bene. È un supporto sintetico molto morbido, che sembra questa sorta di stoffa, diciamo tutto. Però dico, lo conosco molto poco, so molto poco, quel poco che so non lo so praticamente, però quel poco che ho provato non funziona, quindi per me no. Non... L'EpiWeb no, quindi. Per me. Okay. Poi è come i substrati, ogni dati 100 substrati, 101 coltivatori, ci sono 100 coltivatori, 101 substrati. Ognuno penso che debba trovare il proprio metodo e uniformare un po' i substrati, no? Anche con le zattere. Sì, anche con le zattere, perché come dico, con i vasi, diciamo, non tenete magari vasi con tanti composti diversi, perché non è complicato, diciamo, la vita sulle varie.
lo stesso composto è cosa migliore. Le case arrangiate è molto più facile perché chiaramente noi abbiamo un supporto e poi abbiamo o lo sfagno o qualcosa di simile, quindi non abbiamo grandi differenze. Comunque sponsor sughero naturale, non se ne parla più. Il sugo naturale è un passepartout. Se proprio volete un qualcosa di rotondo, usate i tronchetti, come abbiamo O i visto, tappi di sughero. o i tappi di sugo per specie molto piccole. Piccole, certo. Abbiamo trovato poi adesso, ho visto nella chat che diverse donne stanno facendo il tifo per i collan, li usano e sono rimaste Sì, negli anni 80, quindi vabbè, le molto, molto. usano. Sì, sono stati molto bravi. Altra domanda che non è tanto sciocca, Gabri. Ma Le radici, che colonizzano la zattera devono andare sempre verso il basso? no, assolutamente. Allora, ci sono, no, assolutamente. Allora, mi viene in mente subito una cosa, per esempio, Non è proprio anche i Cosa, Gabri? No, io ho un piccolo dendrobium nobile e me l'ha regalato una mia amica e mi ha detto devi tenerlo con le radici in su, non che non verso il basso. Allora, diciamo che in generale le radici hanno un comportamento che riguarda le condizioni ambientali dove si trovano. Ad esempio, io vedo, in sera da noi c'è la vaniglia che Colonizza, diciamo. colonizzato tutta la struttura e le sue radici aeree tendono ad andare verso il basso perché tendono ad andare a prendere l'umidità. Però, ad esempio, mi ricordo il caso del Grammatophyllum scriptum, molto grande, che però tende a fare un apparato radicale pieno di radici verso l'alto, ma perché essendo epifita, questo è un adattamento della pianta per poi trattenere il materiale organico che cade dagli alberi come una sorta di gabbia. E quindi fa tutto questo tappeto di radici verso l'alto che tendono a creare poi un cuscino di foglie di materiale organico così alla base della pianta, sulla pianta. Quindi questo è un adattamento. Però nel caso del dendrobium, secondo me, lì lui si è comportato così perché aveva delle condizioni che lo portavano a comportarsi così. Quindi le radici seguono di solito la luce poco, l'acqua principalmente e l'aria. Cioè le radici principalmente seguono aria e acqua. E poi chiaramente l'apice radicale in crescita è verde, pertanto ha un po' di clorofilla, pertanto segue anche la luce. Però sono diciamo, tra i tre sicuramente l'ultimo. Però sicuramente segue l'aria e l'acqua. Attenzione, se le radici escono dal vaso, spesso è perché l'ambiente che c'è nel vaso non va bene e quindi tendono a uscire. Non sempre, perché, ripeto, essendo piante epifite, è nella loro natura uscire male. Però se proprio proprio tendono ad uscire e non stanno dentro, vedete che dentro non stanno bene, quindi se ne vanno dove stanno meglio. Poi c'è anche da dire che ci sono alcune piante che trovano meglio fuori dal vaso che dentro, Pertanto le radici si trovano meglio aeree che non invece nel vaso. Vedi ad esempio le Phalaenopsis, per esempio, quello caso. Infatti io ho delle mini Phalaenopsis su zattera e le radici vanno verso l'alto. Sì, quello è perché dipende dalle condizioni ambientali della pianta, che non c'è un motivo, diciamo, che io sappia. A parte il Grammatophyllum che ha questo comportamento perché fa questo lavoro, però le radici verso l'alto non hanno un altro significato, diciamo, ecologico o genetico, che io sappia, almeno non credo. Perciò le lascio così, non lo smonto, le No, rigiro, assolutamente le no. lascio Le così. radici vanno dove devono andare. Cercate di correre libere perché le orchidee sono tra le piante meno domesticabili in medio vegetale e quindi non è impossibile renderle, diciamo, ingabbiarle più del dovuto. Grazie, grazie. Grazie.
Allora, sfilza, 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 le ho tralasciate, li tengo alla fine di tutti i complimenti che ti hanno fatto. Un piacere ascoltarti, un ottimo relatore, ci vediamo presto, cioè, tanti, tanti, tanti complimenti. Hai chiarito anche a moltissimi, tra cui me, molti dubbi. E se non ci sono altre domande, pregherei tutti di accendere i microfoni e di farsi vedere. E vediamo di concludere la serata con altre chiacchiere se vengono. Di domande scritte non ne vedo più, quindi se qualcuno ha qualcos'altro da credere. Ah, eccola, Eleonora, una comparecchia speciosa messa male, zattera o minivaso con inerte? Una comparezza speciosa messa male, zattera o minivaso con inerte? Questa è una bella domanda. Allora, ma la comparezza speciosa sta benissimo in zattera, questo sicuramente. Quindi se la metti su zattera non sbagli. E ti avrei detto, se sta male, no, in un vaso con la corteccia, nell'inerte perché no? Perché no? Un Dunque, vaso noioso, pertanto è sì. l'ho comprata in zattera, malmessa, e a Pistoia. E vabbè, erano due pezzetti, uno è morto subito, l'altro c'ha una radice di 1 mm. Sono 3 foglioline. Cioè, potrei anche non In quel caso lì, se la pianta è proprio ai minimi termini, in quel caso lì, farla. se semini un po' di sfagno. Cioè, tu la metti nello sfagno, Lo lei sbaglio. cresce, dopodiché quando lei ha radicato un buon apparato, allora poi dopo la metti. Ok, e la metto in Però se ha zattera. proprio niente del genere, allora forse è meglio così. Perché il rischio poi, se tu la metti nell'inerte, è che ti si disidrata, capito? Quella è l'unica Sì. etichetta che ha. E poi tra l'altro è anche tenera e nella pillo che si muove di qui di là, te la La rompe. metto in Quindi sfagno. in zattera tutto sommato è il meno peggio, nel senso che la zattera comunque c'è un po' di sfagno, quindi risolveresti questo problema, e la bagni comunque tutti Sì. i giorni. Quindi sì, o zattera o quasi quasi appunto un po' di sfagno, ma zattera secondo me alla fine è la migliore. Ecco, tanti casi di piante malmesse, tante volte si buttano sulle zattere e rinascono, perché in qualche modo è la condizione che o la pianta va avanti o va indietro. Cioè, chi non Esatto. supera la zattera, chiaramente perché. E ancora una cosa, Gioele, che non so se Johnny ha saltato la domanda, però una sciocchezza. D'estate, piante tipo i vulgo-fillum così che ho in zattera, da me è molto ventilato. Io appoggio, uso molto le zattere orizzontali, imparato da te. Le appoggio sull'inerte sempre bagnato. Sì, va benissimo. Va Va benissimo. bene? Sì. Bulbofillo specialmente, che poi escono dalla zattera e colonizzano anche Esatto. fuori. Io ho dei bulbofillo che addirittura hanno fatto una palla completamente, perché Sì. pure di uscire, la crescita è bellissima. In quel caso lì va benissimo, anche perché ti accorgerai che specialmente sui bulbofillum, loro escono dalla zattera e non hanno timore a affondare le radici anche nell'acqua, se serve, se la temperatura è buona, se c'è molta circolazione d'aria, quindi assolutamente non c'è problema. Quindi quando fa molto caldo, zattera, inerte e acqua sotto, Sì, insomma. assolutamente. Ok. Sì, va benissimo. Scusami Ere, ma Grazie, l'ho Gioele. proprio saltata, cioè non l'ho proprio letta. Vabbè, lo so che non Sarà importa. l'anzianità. Era anche scritto in un italiano pessimo, quasi Ah, ecco perché mi sono concentrato indecifrabile. sulle correzioni, adesso l'ho capita, adesso l'ho Eh letta, no, scusami. perché ha fatto casino. Va benissimo, No, grazie. ho saltato quella di Andrew che adesso faccio, perché non, vabbè. So che non ha a che fare con le zattere, cosa ne pensi dell'idrocultura per le orchidee? Ah sì, e questa è una domanda che mi fanno spesso, perché tante volte mi dicono, ma sai che la mia vicina, perché mi dicono tutti di non mettere le orchidee nell'acqua, però la mia vicina tiene le orchidee sempre, sempre a mollo dell'acqua, ma sapeste che belle che sono, E fioriscono sempre. bellissime, e fioriscono sempre, sono bellissime. Allora, questa è una cosa molto vera per chi ha temperature alte. Perché se le temperature del,
dell'ambiente dove si coltiva sono molto alte, per molto alte intendo dire sopra i 20, i 20, 22 gradi. E il fatto di tenere, per esempio, una Phalaenopsis sempre a mollo nell'acqua è il modo giusto per assicurarle un'ottima idratazione. E la Phalaenopsis, per quel tipo di genere di pianta che è, ama, perché vive sui rami bassi degli alberi, non vive in cima agli alberi come le caprine. Pertanto va bene. L'idrocultura chiaramente presuppone un inerte, quindi presuppone un substrato che non è quello organico, presuppone una grande attenzione alla soluzione nutritiva. Quindi l'idrocultura, possiamo farla sull'ana di roccia, possiamo farla sulla pillola, possiamo farla sul pomice, però presuppone una grande attenzione a questa soluzione nutritiva perché le piante sono completamente tributarie nei confronti di questa soluzione nutritiva. Pertanto, noi dobbiamo stare attenti a questa soluzione. E non è sempre facile appunto mettere a punto, quindi il problema dell'idrocultura è quello. Per il resto l'idrocultura è un sistema come un altro, nel senso che fornisce l'acqua, fornisce i sali, le piante hanno bisogno di due cose, hanno due tipi di metabolismo, il metabolismo primario che crea zucchero sulla base della luce del sole e il metabolismo secondario che invece usa i sali contenuti nell'acqua. Pertanto noi nell'idrocultura diamo l'una cosa e l'altra, quindi le piante problema. Bene, anche questa vedi che era una domanda alla fine coerente, Ma le coerente. domande sono fondamentali perché prima di tutto correggono le mie mancanze e le mie dimenticanze, perché nel farlo poi ti dimentichi dei pezzi e le domande ti riportano. E poi ti fanno venire in mente delle cose a cui magari non avevi pensato. Bene, ci sono altre domande? Silvia, Un'altra cosa, io sono vai. curiosa. Sì. Il periodo migliore per poter dividere dal vaso e mettere su zattera, posso farlo adesso? Sì, allora io inizio a farlo, ecco, questa è una cosa che vale anche per il rinvaso. Tanti mi dicono, ah, ma è già ora di rinvasare? Sì, perché non dimenticatevi che le piante vanno con le ore di luce del giorno. Pertanto, con il 21 di dicembre le giornate iniziano ad allungarsi, quindi voi avrete già al 15 di gennaio una ripresa vegetativa delle piante. Sì. Pertanto, dal 15 di gennaio in poi voi potete tranquillamente lavorare le piante. Quindi con l'inizio dell'anno, tranquillamente fino ad aprile, anche la prima metà di maggio, voi avete tutto il tempo per lavorare le piante. È chiaro che alcune presuppongono un tempismo migliore. Per esempio, faccio esempio delle Cattleya. La Cattleya va fatta il più in anticipo possibile perché è la prima a mettere le radici. Pertanto, subito in gennaio le Cattleya, stappo dello champagne e rinvaso delle Cattleya, perché hanno poi il tempo di radicare e stanno già radicando, diciamo, a metà di febbraio cominciano a radicare. Altre no, altre avete tempo tranquillo. Per esempio, le Phalaenopsis si fanno a maggio, quando è caldo, pertanto si muovono molto bene con il caldo, quindi non le rinvaserei prima di maggio. Stessa cosa lo zatteraggio, perché anche lo zatteraggio è diciamo, una tecnica che segue un po' il comportamento delle piante. Quindi non andrei sicuramente a zatterare una pianta in ottobre, non andrei a zatterarla in novembre, non andrei a zatterarla neanche in agosto, neanche in settembre, perché non avete tempo per farla Ah, radicare perché ok, manca la luce. quindi sono in ritardo su praticamente tre quarti di collezione. Bene. No, diciamo sulle Cattleya comincia a essere abbastanza, cioè entro marzo non so. Il resto, vabbè. Poi ci sono delle cose che non hanno problemi, esempio fare l'Imipedium, ma io di solito sono le ultime cose che rinvaso, perché le lascio proprio per ultime, le rinvaso di solito a maggio, tante volte anche a giugno. Non hanno grossi problemi, Andrew, hai già iniziato a travasare o a zatterare? Non ti sentiamo. io ho quasi già finito. Ah, ecco. Ecco. Luca? Vedi, Andrea. Luca?
No, poi c'è anche da dire che l'Endrio ha un'esposizione fondamentale, che è quella di Sala Comacina, dove insomma è battuto il sole. Sul lago, in collina, a voglia. No, anch'io ho già iniziato, lascerò le falle per ultime, ma ho già iniziato piano piano. Bisogna avere anche il tempo. In questo luogo e tante cose che ci sono da fare, e alla fine purtroppo sono sempre l'ultima cosa perché sono tutti gli impegni pendenti, i clienti, gli ordini, le mostre, cioè, tutte queste cose che faccio. E quindi Ti sentiamo pochino, Gioele. bisogna farle. Mi senti? Adesso sì, perché se parli di traverso, probabilmente non si sente, non prende bene il PC. Ah, ok. Adesso proviamo. Sì, ti sento. No, dicevo che tante volte l'invaso, appunto, siccome sono tante, tempo è poco, bisogna farlo il più possibile in anticipo, perché poi il tempo ecco, non arriviamo in ritardo. Bene, io adesso vorrei sentire qualcuno che si è convinto a zatterare qualche esemplare o idea già di farlo con qualche pianta. Barbara, Leonora, Silvia, vediamo. Avete già in programma di fare qualche zattera? No, io ho già tante zattere. Ho zatterato un Epidendrum Porpax che stava facendo la palla, era appoggiato sul Saxin che era appoggiato sull'inerte bagnato. Però siccome stava andando sotto, allora ci ho passato un filo di ferro, ho fatto la zattera orizzontale, come mi ha insegnato Gioele. Adesso è fuori, non c'ho voglia perché qua fa freccia. Però è venuto un bel pallottolo, insomma, bello, ecco. Ha preso bene. Poi vi metto la foto. Ok. Fiorisse anche, vabbè, comunque. Quello è un altro. Infatti, cioè, un'altra domanda, visto che è il momento di zatterare, se stanno già partendo a fiore, perché alcune già partono a fiore, conviene comunque trattarle in zattera, cioè metterle in zattera. E quello diciamo allora, io tante volte lo faccio, si zatterano anche piante col fiore, sì, perché in serra hanno una ripresa diversa rispetto che magari in casa. Pertanto non c'è, però in casa io consiglio di evitare di farlo in fiore, perché il passaggio è delicato, pertanto la fioritura è già un momento difficoltoso, pertanto sì, direi di aspettare quantomeno che di solito la fine della fioritura è ecco, l'ideale, perché cosa succede? Che alla fine della fioritura la pianta vegeta, inizia a vegetare e pertanto cosa succede? Che partenza dei nuovi getti, io zattero, così la pianta ha tempo di crescere, far crescere nuove radici sul nuovo. E quindi un po' il concetto del rinvaso, diciamo, no? Perché si rinvasa alla fine della fioritura? Perché di solito finita la fioritura la pianta ricomincia a vegetare, perché ha finito un ciclo, diciamo, e quindi ricominciando a vegetare, prima che faccia le radici, io la invaso e la metto nella sua dimora definitiva. Dopodiché fa le radici, la pianta si affranca e per quell'anno lì è aperta. Certo. Io anche. Saluto tutti, Ok. Ciao Gioele, Gabri. Buonanotte. grazie mille, grazie. Prego, figurati. Grazie mille, ciao a tutti, Ciao buonanotte. Gabriele, Ciao. ciao. Ciao Luca. Ciao. Silvia, Tiziana, avete in programma zatteramenti? Ma io mi sto avvicinando alle orchidee giusto da prima di Natale, quando sono andata in serra dal Gioele ho comprato una zattera che adesso non mi ricordo il nome. Quella miniatura profumatissima gialla e bianca. E adesso sta cacciando i nuovi bulbi. E io mi sono messa per conto mio così a provare a fare delle zattere. E tra l'altro avevo un'orchidea mezza moribonda, l'ho messa su zattera e invece ha ricacciato le radici. È tipico perché loro si sentono in difficoltà, diciamo, perché manca acqua chiaramente rispetto all'anno, sono meno viziate, diciamo, e pertanto in qualche modo loro tirano fuori tutte le energie che hanno, diciamo, in
e il modo appunto per testare l'extrema ratio, proprio. Cioè, o così o così. Quindi Oncidium, sì, scusate, ma io con i nomi ho un Oncidium che adesso tu mi hai detto che si può zatterare, domani parto. Comunque le zattere sono come le ciliegie, cominci con una, sì, di più secondo me. Una tira l'altra. Poi tira l'altra. Quindi non fa indigestione, quindi puoi prendere anche di più. Occupano meno spazio dei vasi, infatti. Sì, decisamente, perché su una parete di un metro quadro ci possono stare molte più zattere che in un metro quadro di bancale, di tavolo dove metti i vasi. Ingombro decisamente. Gioele, dopo lo zatteramento, una spruzzata di alga special, di alga, può aiutare? Ma quello sempre, cioè quello aiuta sempre. Sì. Questi composti a base d'alga sono molto ricchi di tantissimi polisaccaridi, ma anche tantissimi elementi che sono difficilmente riproducibili in un composto sintesi. Perché, ecco, questa è la cosa, vabbè, non c'entra niente con le zattere, però già che ci siamo. Questi composti naturali correggono in qualche modo delle mancanze nutritive che magari noi non vediamo perché appunto dando il concime di sintesi, il fertilizzante di sintesi, che ha una serie di sali, però ci sono delle sfumature che la natura ha e che il fertilizzante di sintesi non ha, che con un composto naturale possiamo compensare, qualcosa che invece è un po' come, faccio l'esempio per dire, no, uno che non mangia mai frutta e verdura e prende le vitamine e prende il multicentro, allora va benissimo, per carità, però se uno mangia una pesca, un arancio, una mela, in quel frutto, in quella verdura ci sono una miriade di cose indipendentemente dalle vitamine, no? Con una dieta povera magari uno non ha, e lì è un po' lo stesso discorso, cioè noi usando un composto naturale che ha dentro una infinità di cose diamo veramente possibilità alla pianta di attingere a cose che non pensavamo neanche che magari avesse bisogno, veramente. E altro per aiutarla a radicare, negli anni 80 insieme ai Collan usavamo il 66F, non so, sì, forse tu non eri ancora nato. No, adesso noto, ma, adesso no, sì, non ne parla più nessuno. Non ne parla più nessuno, ha mal di dito, credo, perché comunque funziona, se vogliamo. Cioè è un qualcosa per aiutare la radicazione, sto sempre. Sì, radicazione. Però di solito su piante che stanno bene, attualmente non conviene. Sì. Lo si usava magari su piante premature, quindi su, su piante magari. Diciamo, che cos'è questo prodotto? Non si trova forse più in giro, giusto? Dunque, non lo usavano per le talee anche. Sì, è a base di auxine. Faceva la Gobbi, non so poi. Sì, la Gobbi, sì. Ma è roba che anche te, Johnny, non eri ancora nato quando usavamo noi. È uno stimolatore praticamente radicale. È un radicante proprio, sì, okay. Sì. Ha dentro degli ormoni. Ha dentro addirittura degli ormoni, quindi ci sono anche delle controindicazioni. Poi come la polvere radicante per le talee che si prende in giro, che sono tutte auxine, no? E quelli lì sono a base di auxine. Allora, sono incuriosito di spiegare un po' meglio. Pianta sofferente in vaso. Tento di salvarla, la metto in zattera, quindi cambio metodo di bagnatura o frequenza di bagnatura e di concimazione. Se vedo che non va è perché è proprio spacciata la pianta? Sì, oppure sto sbagliando qualcosa nella gestione della pianta. Non ti si sente, Gio? Si sente. Ho detto, sì, oppure sto sbagliando qualcosa nella gestione della zattera. Ok, ma se le altre zattere vanno bene?
Quindi la gestione, meno male, la luce, la ventilazione a posto, è proprio la pianta. Non si sente più. Mi senti? Poco lontano. Ma dai, sono come proprio. Ok. No, ho detto sì, però capitale perché ci sono piante che decidono di non... A un certo punto quindi decidono di lasciarci. E là non si può fare nulla, vabbè. Si vanno a comprare da Gioia un'altra volta. Sì, sì, sì. Si chiama riassortimento. Immagino che Piovera, visto che la conosce bene, verrà con un bellissimo assortimento, Gioele. Tutte zattere. Cosa, Tizi? Tutte zattere. Tutte zattere. Così ma un po' strane, però. Sì, così quelle... poi... Così poi bisogna riempirsi la casa di zattere. Sì. Fa la parete zattera in casa. Esatto. Tra l'altro, e parlavo con un cliente l'altro giorno, che dice che aveva impermeabilizzato un pezzo di muro e aveva fatto una canalina sotto che scaricava nel carico del lavandino. E quindi riusciva a bagnare spruzzando il muro direttamente. Esatto, cioè praticamente come fosse, perché alla fine diciamo un buon angolo zattere non è niente di diverso che una doccia. Cioè, abbiamo un angolo di muro impermeabilizzato, come meglio crediamo, con possibilità di accedere ad acqua e a uno scarico. Per questo è, vabbè, la luce. Però non è nulla di più che una doccia, ecco. Quindi, per certi versi è fattibile. Vabbè, convertiremo le nostre collezioni in zattere per avere più piante, perché alla fine è quella la rovina. Sì, perché finisce lo spazio per i vasi, bisogna mettere per riempire le pareti che non occupano spazio, perché la realtà è quella, l'ingombro non c'è una parete di zattere. Bene, bene, bene. Vediamo se c'è qualche altra domanda, qualcuno che Orso aveva tante domande in chat, non so se l'abbiamo soddisfatta, Muriel... Vediamo se hanno ancora qualche dubbio. Riccardo, Orsola, dimmi. Dici. No, è stata soddisfatta. Tutto a posto, allora. Sì. Domani zattere a manetta. Oh, sì. Bene, bene. Angela, non mi ricordo se te hai qualcosa in zattera. Vediamo se Angela da Roma è ancora... pronta ad accendere il microfono. No, Tiziana, vabbè, Tiziana tra orchidario, piante, cantina, semine, robe varie, voglia di zattere, giusto? Sì, sì, io ne ho, non ne ho, sì, ne ho sempre di più in realtà. sì, perché vedo che sì, vanno bene. Ho recuperato una Trias che avevo in vasetto, che era praticamente quasi morto, ho provato di tutto, ho converto il substrato, ho cambiato il vaso, ho cambiato di tutto, e ho detto, boh, se vuoi, come dicevi tu, Gioele, o muori o vivi. L'ho messa in zattera e ha fiorito, fiorisce. Cioè, ci sono voluti 2 anni, quasi 3, per recuperarla, però messa in zattera tempo... un mese ha fatto le nuove radici, ha fatto il bulbetto nuovo, tempo 3 anni è fiorita, e lo scorso anno mi ha fiorito 2 volte. Certo. Quindi... No, è tipico. Sì, sì. Ah, una cosa, invece dello sfagno, allora, l'alternativa allo sfagno, io ho trovato come si dice, la fibra di cocco, quella, sì. La fibra lunga però. Sì, quella sì. Che si usa anche per fare, ho visto che si usava per i rettili, per fare i nidi degli uccellini, sì, cioè non le chips di cocco, no, proprio fili, sì, di sì. Cocco, sì, va bene, però il problema è che non ha la stessa capacità di inerzia idrica che ha lo sfagno, cioè quel tipo di struttura lì tende a rimanere asciutta per come sì, la batte nella palma, non so se però per zatterare appunto piante che non hanno bisogno di tanto di
Sì, può essere una via di mezzo, però in quel caso lì io preferisco non mettere nulla, okay. Nel senso che dopo tu hai una cosa in più che non sai dove va a finire, che poi non marcisce, perché quelle marciscono molto lentamente, perché sono molto legnose, quindi in realtà non marcisce. Però a quel punto lì, se il laterale, non so, una catrea, una lelia, a quel punto lì la fai senza nulla, non serve. Sì, no, era l'idea di che ho provato più che altro, ho provato con qualcosa, adesso sto appunto rinvasando, sto zatterando, eccetera. Ho provato a mettere un pochino di stagno e la fibra per poi legare alla fin fine, così mi dà l'impressione che mi tenga tutto più fermo, no? Quindi ho un po' di stagno, la fibra sopra e poi ho legato sopra. Però è anche vero che se tu leghi con forza e nei punti giusti, la pianta sta ferma. Ok. Quello sì. Se la pianta comincia a muoversi è perché è stata legata male. I punti più che altro, Non tanto per il quanto forte è stato, cioè proprio sono dei punti per cui vedi che fermandola lì... L'alloggiamento, diciamo, sulla zattera, visto che la superficie di sughero non è uniforme. No, esatto. Quindi devi già trovare, insomma, una superficie giusta, metterla nella posizione giusta. Dopodiché la leghi e praticamente ferma. Dai, passiamo alle domande private. Joele, qual è la tua zattera preferita? Diciamo in generale come genere di specie, come specie, mia zattera preferita. La tua più amata, l'esemplare, la specie, quella che a cui tieni la mia zattera. O c'è il pallino della tua zattera? Ah, ma non lo so, ma per me sono tutte belle. Sì, vabbè, dai, ce l'hai la collezione privata anche troppo tu, semplice rispondere così. Sicuramente c'è qualcosa di particolare e caro. Sì, ma ad esempio la zattera, quella che vi ho fatto vedere prima, di Ceratostylis himalaica, quella ad esempio, ma anche la zattera di Lelianceps, quella è veramente notevole, è una pianta molto grande. E poi ci sono gli esemplari, quelli appunto... Quello ci sono più piante sullo stesso tronco. Per esempio, un tronco quasi completamente ricoperto di Pleurotallis sertularioides, che è una specie piccolissima che fa i fiori gialli, ma sarà un tronco di 60 centimetri, è quasi completamente ricoperto. Chissà quando è fiorito. Saranno. E non sempre, però, fioriscono benissimo. Per esempio, ho un Dendrobium jenkinsi, che è una. Dendrobium jenkinsi è molto lento a crescere, ho una palla così completamente. Però ad esempio quest'anno ho fiorito molto poco, pochissimi fiori. Un anno invece non si vedevano le foglie dei fiori, e lì dipende dalle diverse condizioni anche degli anni. Ecco, visto che si parla di quest'anno, appunto che c'è stata un'estate torrida e lunghissima, le zattere sono un po' più esposte. Ad esempio sono fiorite delle cose che altri anni non sono fiorite. Per esempio è fiorita un Erides, che non fioriva da un po' di anni, e quest'anno ha avuto... Come il caldo è stato esagerato, le Rides vogliono tantissimo caldo, e hanno fiorita, diciamo, decentemente, cosa che invece altri anni non aveva, non riusciva. Quindi anche il cambio di condizioni permette l'alternanza. Poi tutti gli anni sono uguali, perché c'è l'anno in cui sono più fortunate alcune cose, l'anno in cui sono più fortunate. Quindi quando non vi fiorisce qualcosa, non è sempre colpa del coltivatore, è anche colpa ogni tanto delle piante o del clima. Gianni, scusa un attimo, posso chiedere? Certo. Il jenkinsi, lo innaffi prima che apri i fiori o dopo che li ha aperti? Ah, sempre. Sempre. Sempre? Sempre. Sì. Non lo tieni a secco? Ha un lo tieni a secco se lo tieni al freddo. Sì. Ah, perché tu lo tieni al caldo, il jenkinsi? Lo tieni temperato. E chi lo tiene al freddo invece, fresco e secco? Chiaramente sì, perché con più fa freddo, con più bagni poco. Io non bagno. Perché mi dicono che l'ideale sarebbe bagnare dopo che ha aperto il primo bottolo. È come praticamente il Pierardi. Sì. Quindi nel momento in cui inizia a formare i boccioli, comincia a bagnare, perché i boccioli chiaramente ha bisogno l'acqua. Certo. Lì, vabbè, un po' dopo,
Progenchisi comunque facendo un riposo freddo e secco, sì, l'ideale sarebbe cominciare a bagnare dopo che si stanno aprendo i fiori. Comunque, cioè più avanti fiori, rispetto al Pierardi, perché io il Pierardi un quando pochino più avanti. Ok, perfetto. Il Pierardi bravo. Proprio se non lo bagni, quando fai i boccioli non viene bene. Perché proprio sì, i boccioli non lo bagni. Ma io il Pierardi acque con cime gli do quando incomincia. Sì, 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 si parte con la stagione. Con la, esatto, sì, ok. Mi vengono i dubbi, grazie. Ma a proposito di Pierardi, è normale che il mio, nonostante abbia passato l'inverno al fresco, abbia ancora le foglie verdi? Dipende se gli hai dato l'acqua o no. No, asciutto, fresco, ne ha ancora con le foglie verdi. E poi dipende se hai veramente un Pierardi o se non hai un liquido di Pierardi per l'odigesi. E questo è un rischio. Perché l'odigesi non perde, non è totalmente spogliante come il Pierardi, pertanto il suo ibrido ne consegue che perde le foglie in parte. No, l'anno scorso le ha perse completamente, quest'anno no. E allora c'è cambiata qualche condizione che ti sfugge magari, ma è cambiata. Poi sono gli anni Pierardi, poi è tipico, perché ogni anno si comporta in modo diverso. C'è l'anno in cui fiorisce a Pasqua, c'è quell'anno in cui, adesso ad esempio, da me sono già tutti fioriti, fiorendo, e hanno finito. E da me al Giancarlo, per dire che c'è un quarto d'ora di strada, però la differenza è sostanziale. Morosolo è molto più illuminata di Varese, perché è su un pendio che è dal lago. Varese invece, noi siamo Varese centro, siamo più verso le montagne, verso la Svizzera, quindi non è un'altra cosa. E lui è sempre molto molto più avanti come stagione rispetto a me. Però è anche vero che lui tiene temperature più basse in serra rispetto a me, quindi insomma bisogna un po', ogni ambiente c'ha le sue. Quanto tieni d'inverno il dendrobium da riposo, diciamo? 13-14 gradi, 14 gradi. Quindi piuttosto altino, diciamo, ecco. Sì, sì, quella che considero serra intermedio fresca, ecco. Quella delle Cattleya, ecco, via, 13 gradi. Quindi bagni? Ah sì, ogni tanto sì, molto di rado, una sera che sì, vabbè, so. Però sì, sì. E te, Leonora? No, io adesso li tengo fuori, riparati dal policarbonato e non bagno. Quindi 5-7 gradi? Esatto, sì. Ok. No, perché più che altro non mi ci stanno sopra più. Certo, no, ma va benissimo, cioè l'importante è gestire l'acqua in virtù delle bagnature. Quindi sì, se fa caldo, bagna. Ecco, nel caso del Pierardi il problema è che tanti hanno insuccessi perché lo tengono al caldo. E cosa succede? Comincia a disidratarsi. Quando comincia a disidratarsi loro lo bagnano e scombussola tutto il sistema, perché chiaramente comincia a fare cakey, fiori e si scombussola. La pianta arriva financo a completamente esaurirsi, perché a un certo punto poi da tutta l'energia ai cakey, i pseudobulbi si seccano completamente, non si recupera più. Io ho visto piante enormi morire da questa cosa. Quindi, ok. Boh, allora, terminiamo la registrazione e continuiamo con le chiacchiere.